baby, as such dear dear, and he shows them pearly white, just a jackknife as on my hip, baby, and he keeps it out of sight. You know the shark bites, oh, with his teeth, dear. Scarlet billows, oh, start to spread. Fancy clothes, though, oh, where's my kid, babe? So there's never trace of red. The sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just losing life. If someone's thinking just round the corner, could that someone be a Mac the knife? And there's a top tutti. Grazie alla MoMA Band, grazie, numerosissimi, un grande pubblico questa sera qui al Teatro Flaiano, grazie per essere intervenuti, grazie a tutti. Allora, siamo qui per questa nuova stagione di Rete 8, un abbraccio affettuoso a tutti i telespettatori che ci seguono in diretta in questo momento. Questa è una serata speciale, una serata organizzata per anticiparvi la ricchissima programmazione autogestita, autoprodotta di Rete 8. Sapete che noi facciamo tantissimi programmi. Vi presenteremo questa sera la stagione televisiva 2009-2010. Noi vi presenteremo questa sera praticamente programma per programma tutto il nostro palinsesto, ossia tutti i programmi,
tutti quelli che saranno realizzati nel corso di questa annata, i loro contenuti, il loro scopo, ma soprattutto vi presenteremo i protagonisti, gli attori, i conduttori dei vari programmi che andremo a realizzare. È qui presente ovviamente l'intero staff di Rete 8 e anche di Telemare, emittente che, come sapete, fanno parte dello stesso gruppo editoriale. Non mancherà, come avete visto già con l'introduzione, una parte di spettacolo. Ci sono parecchi artisti che hanno accettato il nostro invito e che si esibiranno brevemente questa sera su questo palco. Io ringrazio tutti quelli che hanno accettato, li ringrazio per la loro squisita disponibilità e ringrazio anche chi non è potuto intervenire per problemi vari, per impegni già presi o per quant'altro. In apertura di questa serata però permettetemi un breve inciso, permettetemi a nome di tutta la grande famiglia di Rete 8 e di Telemare, permettetemi di ringraziare pubblicamente due persone speciali. Questo lo devo fare, sono i nostri editori, Luigi Pierangeli e Lorenzo Spatocco. Grazie per l'applauso. Loro non sono qui stasera, ci seguono attraverso il teleschermo e il televisore. Loro sono due giovani imprenditori, li conoscete, li conosciamo tutti, che con la loro lungimiranza, la loro competenza, la loro grande passione ci hanno consentito e ci consentono, ci consentiranno di esprimerci liberamente, come hanno sempre fatto, in piena autonomia, in assoluta autonomia, in questa nostra difficilissima arte, mestiere, disciplina, se volete, del giornalismo e dello spettacolo televisivo. Sì, perché insomma, lo sapete tutti, la nostra rete televisiva si è da sempre caratterizzata per essere essenzialmente uno strumento di informazione, informazione locale, informazione abruzzese. I programmi di informazione, i programmi informativi di Rete 8 sono il nostro fiore all'occhiello, sono il fiore all'occhiello di questa nostra programmazione e lo saranno anche di questa annata televisiva che sta per cominciare. I telespettatori ci hanno da sempre premiato con il record assoluto di ascolti e permettetemi questa sera di dirlo con forza una volta per tutte: noi siamo orgogliosamente la prima televisione abruzzese. Questo primato vogliamo confermarlo e vogliamo consolidarlo anche in questa annata. Grazie per l'applauso, grazie per il vostro consenso. La serata è un po' lunga in verità, quindi state comodi, mettetevi comodi, cercheremo però di correre perché abbiamo tantissime cose da farvi vedere. E io non voglio dilungarmi ulteriormente, del resto insomma voi che siete qui, siete di casa, voi ci conoscete, io conosco le persone, le personalità che sono qui e ringrazio le autorità che sono presenti, non voglio citarle tutte, ma insomma ci sono tantissime autorità degli enti locali presenti, il presidente della regione, cito uno per tutti, Chiodi, ha mandato un telegramma perché è impegnato fuori regione. Voglio salutare il sindaco di Pescara che è qui, Luigi Albo Remascia, grazie, come ringrazio tutti gli altri che sono qui. Io voglio ringraziarvi tutti perché ci siete vicini, voi istituzioni, ma soprattutto i telespettatori, le persone che guardano la nostra emittente. Io vi ringrazio perché ci fate sempre sentire il vostro affetto e soprattutto ci fate sentire il vostro consenso. E per questo, a nome di tutti, vi ringrazio. Grazie. Allora, ora però voglio presentarvi una persona, colei che mi affiancherà questa sera durante questa serata. È, l'abbiamo eletta d'ufficio, il nuovo volto di Rete 8 per questa annata televisiva. Prima di farla qui venire accanto a me sul palco, la conosciamo attraverso un filmato.
Sono Deborah e vengo da Pescara. La mia aspirazione è quella di fare l'attrice. È stata ammessa. Quello che voglio io ora è una favola. Vuole battersi la pistola? Sì! Accetto! Subito! Subito! Non vorrei andare mai da qua, mai. Ci devo arrivare alla convinzione di poter dare anche, cioè, qualcosa in più, perché ce l'ho. È una tua volontà essere qui e sta dando dei frutti veloci e molto molto belli. È molto bello guardarti e vederti. E allora, signore e signori, amici di Rete 8, eccola qui Deborah Terenzi, eccola. Dammi la mano, dai. Allora, vabbè, lei è emozionatissima, però insomma. Buonasera. Avete visto che ha un'esperienza. Eri tu quella? No, non ho idea di chi sia. La disconosci? No, non è cambiata la. Allora, diciamo, prima di tutto tu sei una pescarese, doc? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi diciamo che sei un atleta? Sì. Ho visto che giochi a pallavolo. Sì, sì, sì. E basta. Sì, 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 pallavolo. Pallavolo. Atleta a tutti gli effetti, o perlomeno uno ci prova. Pallavolo. Poi ha visto, ecco, quello là, Amici. Sì. Che è stato Amici? È che esperienza? Un'esperienza bellissima. Un'esperienza, una parentesi della mia vita che rifarei, senz'altro. Ecco, Deborah, Amici, diceva un comico qualche tempo fa in televisione. Voi non fate altro che litigare dalla mattina alla sera. Si chiama Amici questo programma? Se volete, nemici. Nemici, altro che amici. È così? No? Sì, è vero. Tutto vero, tutto finto? No, è assolutamente tutto vero. E, no, più che altro perché comunque sono tutti ragazzi, tutti adolescenti, quindi sono cose che succedono tra ragazzi. Poi è vero che sta anche a chi conduce il programma decidere o meno di trasmettere e omettere invece altre cose. Allora, andiamo veloci? Velocissimi, andiamo perché la serata, allora, è hai visto che cos'è Rete 8? Certo. Ma tu, ti facciamo vedere adesso delle altre cose. Sì, però allora, ho studiato. Tu devi sapere che Rete 8 si è da sempre distinta, oltre che per la programmazione, che adesso andremo a presentare dei vari programmi nel corso di tutta una settimana, ne sono tantissimi quelli che produciamo, perché insomma facciamo tutta autoprogrammazione, come sai non abbiamo programmi comprati, non abbiamo nessun tipo di aiuto dall'esterno, facciamo programmi noi. Però in questo contesto dei programmi settimanali non è inserito il grande evento, e tu devi sapere che Rete 8 si è distinta da sempre per gli eventi trasmessi in diretta, come quello di stasera, come vedi? Quello di stasera. Come quello di stasera. Noi abbiamo trasmesso in diretta da tutto l'Abruzzo, ma anche da fuori regione a volte, quando ci sono i grandi avvenimenti. Questa è una nostra grande caratteristica, una nostra peculiarità, e noi abbiamo una tradizione consolidata in questa specialità della diretta dei grandi eventi che ci rende quasi unici. Dico quasi unici per non dire unici, insomma, almeno sul fronte abruzzese. Noi abbiamo realizzato adesso un breve filmato che riassume, bada bene, gli eventi solo dell'ultima annata televisiva. Noi adesso li guardiamo insieme, perché poi sono stati tantissimi, guardiamo insieme questi eventi che sono eventi belli, eventi brutti, sono eventi negativi, eventi positivi. Li guarderemo con molta attenzione, perché sono stati vissuti tutti questi eventi
con grande, grande partecipazione da parte nostra e anche da parte vostra, perché insomma alla fine fanno parte di un anno di storia della nostra regione. Grazie, grazie, grazie dell'applauso. Un ringraziamento particolare ad Andrea Di Fabio che ha curato il montaggio, Massimo Pacilio che ha ricercato i brani. Avete visto quante cose sono successe in un anno? Noi siamo partiti con questo filmato da ottobre dello scorso anno, siamo arrivati ad adesso, a settembre, con il Mastro Giurato. E sono stati veramente tantissimi gli avvenimenti, credo che in ognuno di voi siano riaffiorati ricordi, come dicevo,
purtroppo belli e brutti, perché insomma le notizie sono di due categorie. Quelle brutte fanno più notizie a volte, purtroppo. Però ci sono gli avvenimenti belli che hanno dato lustro alla nostra regione, li abbiamo visti tutti insieme e sono stati veramente meravigliosi questi eventi e noi ringraziamo tutti coloro che li hanno realizzati. Allora, adesso possiamo cominciare. Iniziare, sì. Allora, che facciamo? Noi vi presentiamo adesso i programmi che la nostra emittente ha messo in cantiere, metterà in cantiere per la prossima stagione televisiva. Iniziamo dal lunedì, poi andremo al martedì, mercoledì, eccetera, e chiuderemo con la domenica. Allora, il primo programma, che è poi un programma di grande ascolto, di grandi numeri, di grande consenso da parte dei nostri telespettatori, è la rassegna stampa. È un esempio di intercomunicazione tra media diversi, un panorama ampio della realtà abruzzese con gli occhi della stampa scritta, offerto con l'immediatezza e la chiarezza tipica dei tempi televisivi. Allora, chiamo sul palco per la rassegna stampa Marina Moretti, Luca Pompei e Fabio Lussoso. Ciao Marina, ciao Luca. Devo anche dire che concorrono ovviamente alla rassegna stampa altri colleghi che chiameremo più avanti per altri programmi, e sono Paolo Castignani, Antonella Micolitti, Barbara Orsini e Massimo Profeta. Marina, rassegna stampa. Intanto grazie, perché la rassegna stampa, come dicevi giustamente tu direttore, è molto seguita e questo ci fa piacere e mi fa piacere intanto per un motivo, perché ci sono persone che amano svegliarsi molto presto la mattina, io no. Quindi se lo faccio, per me è un piccolo sacrificio che faccio anche volentieri, perché so che è un programma apprezzato e dunque continuate a seguirci e io continuerò a svegliarmi. Luca? Beh sì, è sicuramente l'appuntamento forse tra i più importanti per quel che riguarda l'informazione nella nostra rete, perché anche perché si entra così in punta di piedi di prima mattina nelle case di voi tutti. Vi leggiamo i giornali, questo non vuol dire che poi non li vanno a comprare i giornali, anzi invogliamo andarli a comprare i giornali, però diamo una grande mano, molte testimonianze ho sentito di persone che facendo colazione, facendosi la barba, hanno piacere anche solo ad ascoltare le notizie. Qualcuno questo... chiama anche per dire ma oggi non eri lucido, ti sei svegliato tardi, sì, hai dormito sì. Male. Hai le occhiali. Qualche volta capita che uno ha un po' più di sonno, no? Mi pare di capire. Beh, cioè. Allora adesso spiazziamo Fabio Lussoso, perché invece di chiedergli della rassegna stampa, gli chiedo di questi grandi eventi. Hai visti quanti? Moltissimi, devo dire, mi ha commosso questo filmato, perché effettivamente noi protagonisti, raccontando da cronisti tutti questi eventi, non ci rendiamo conto forse probabilmente del grande impatto emotivo che riescono a dare con le immagini, con i nostri racconti, per cui ecco, vederlo da spettatore, un lavoro così condensato in pochi istanti, in pochi minuti, è stato veramente molto emozionante e ha reso veramente onore al grande lavoro che riusciamo a produrre quotidianamente. Però permettimi una parola sulla rassegna stampa, questa finestra informativa con cui si apre la giornata. Hai detto bene, grandi consensi, grandissimi ascolti, sempre in crescita, noi siamo censiti dall'Auditel, per cui possiamo quotidianamente, mensilmente testimoniare questo successo, che va attribuito però ai telespettatori che ci seguono con grandissimo affetto e con grandissima attenzione, ed è proprio questo che ci consente di lavorare sempre con impegno e con grande serietà e partecipazione. Grazie a tutti quanti voi. Grazie, allora Marina e Luca. Se volete dire qualcosa, o adesso o mai più. L'unica cosa, diffidate da chi vi dice buongiorno la mattina. Perché? Chi vuol capire capisca. Vabbè, la vera rassegna messaggio in codice? No, la vera rassegna stampa è quella di Rete 8. Ah, adesso ho capito. Capito. Va bene, grazie. Grazie. E perdonateci se mentre siamo scendete, un po' c'è la sigla, il promo della nostra rassegna stampa. E questa era la nostra rassegna stampa, adesso andiamo veloci, lunedì
sport innanzitutto, perché ci sono stati gli avvenimenti agonistici della domenica e noi li seguiamo attraverso varie trasmissioni, le abbiamo raggruppate: Lunedì Sport, TG8 Sport, Anteprima Sport. Chiamiamo Paolo Durante. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Paolo. Prego Deborah. Allora, Lunedì Sport, TG8 Sport e Anteprima Sport. Sono tre appuntamenti curati dalla nostra redazione sportiva. Il TG8 Sport è una rubrica quotidiana in onda dopo il telegiornale, con servizi dedicati a tutti gli sport. Lunedì Sport è un rotocalco settimanale con tutte le sintesi filmate e le interviste della domenica sportiva. Anteprima Sport è un appuntamento giornalistico di fine settimana per presentare quelli che poi saranno i maggiori avvenimenti della domenica sportiva. Paolo? Ha detto tutto lei. Tu che vuoi aggiungere? Voglio aggiungere che intanto, visto che io non conoscevo la scaletta, mi hai preso quasi il lunedì. Dovevi stare in allerta lunedì. C'erano anche altri colleghi. Sì. Comunque ringrazio tutti i presenti, anch'io ringrazio, mi associo ai ringraziamenti dei colleghi della cronaca, da dove provengo, quindi insomma so quanto lavorano, però so anche quanto lavoravano e lavorano e continueranno a lavorare i colleghi dello sport. Io ringrazio tutti voi che siete qui presenti, che anche ci date la vostra fiducia seguendo i nostri programmi sportivi. Poi chiaramente le passioni possono essere diverse, perché insomma c'è chi è tifoso di una squadra, chi segue il calcio, chi segue il basket, chi segue il volley. Noi cerchiamo di seguire tutti gli sport, perché insomma anche lo sport, come l'informazione, deve essere completa. Grazie Paolo. Grazie. Io grazie devo ringraziare anche Massimo Profeta, Enrico Giancarli e Sergio Zappalorto, che fanno parte della redazione sportiva. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti. Ciao. E allora, eccoci qua, un altro programma sportivo, il lunedì è il momento dei programmi di approfondimento, quelli nei quali si parla di calcio, si parla anche forte a volte, no? Con toni accesi, di quello che è successo la domenica. E uno di questi programmi, che è uno dei programmi di punta della nostra emittente, è anche Solo Calcio, che va in onda il lunedì sera. È un talk show con la presenza di tecnici ed opinionisti che si ritrovano nel salotto di Massimo Profeta e Milla Cantagallo. Un'analisi completa sulle avventure delle squadre che nobilitano il panorama calcistico abruzzese. Deborah, quando diciamo Solo Calcio, diciamo i due conduttori classici di queste ultime edizioni, che sono Massimo Profeta e Milla Cantagallo. Io non lo so perché, però hanno fatto uno stacchetto un po' troppo... Perché? Perché arriva Massimo Profeta? Sicuramente sì. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Eccola, possiamo andare anche un pochino più avanti, eccoci qua. Allora, Solo Calcio, il lunedì sera... Dice qualcosa, insomma, come sta andando, come andrà questa stagione. Siamo ancora agli inizi, possiamo fare tre molto puntate di più. Soltanto. Parli tu o parlo io? Una alla volta. Come al solito parliamo insieme. Vai. No, io vorrei che parlassi tu, perché ma sei davvero... anche in trasmissione. No, assolutamente. No. Perché Mila è davvero il valore aggiunto e la regina di questa trasmissione. Bravo. È la verità. Mi sembra giusto. Io per sono la sotto. Serie anche l'occhio vola dalla sua parte, diceva qualcuno. Mila invece, grazie, lui com'è? Come partner? Lui è un uragano. È imprevedibile, è lunatico, però è bravissimo. E stare con lui si impara sempre. Ma fa il tifoso o fa il giornalista in genere? Ma è più... giornalista, molto convinto molto. Di essere giornalista. Sì, eh? Però se lo può permettere. Quindi... Lo fa anche a casa, insomma, si comporta sì, così. A casa non so, perché il lunedì siamo insieme, dopo no, non siamo ancora andati a vivere insieme. Sentite, insieme abbiamo fatto anche quella meravigliosa esperienza
dei Giochi del Mediterraneo, abbiamo tenuto compagnia ai nostri telespettatori, una bellissima esperienza anche da parte mia, anche da parte di Mila, no? Siamo stati insieme a Casa Italia con gli atleti che la sera venivano a trovarci, parecchi ci hanno ringraziato perché abbiamo fatto vivere i Giochi del Mediterraneo attraverso la televisione in quel frangente. E poi, insomma, io devo dire che con Mila abbiamo fatto, anche con gli altri, ma lei era la mia partner in quel momento, abbiamo fatto quella stupenda trasmissione della cerimonia di apertura che resterà, credo, negli annali, credo che il sindaco di Pescara ne convenga, un evento meraviglioso ma purtroppo irripetibile, almeno a breve termine, poi vedremo. Perfetto. Ti ringrazio per questa opportunità. Volete aggiungere qualcosa? Adesso. Ditelo adesso o mai più. Devo dire che mi sono divertito perché, insomma, abbiamo anche realizzato quei collegamenti, io ero in studio. Sì. Siete stati simpatici, insomma, siete pure stati, tu sei stato delle simpatico. Ottime spalle, sì, diciamo. Sì. Devo dire la verità. Sì, bravo, complimenti. Bravo Massimo Profeta, Mila Cantagallo. Io volevo ringraziare il pubblico che tutti i lunedì ci segue da casa, ormai sono affezionatissimi spettatori dopo 3 edizioni, ricordiamo questa è la terza, e poi volevo ringraziare i vertici di Rete 8 e chi ha creduto ancora una volta nella coppia Cantagallo, Profeta Cantagallo. Benissimo. Tu che sei un atleta, sì. Questi si interessano solo di calcio, che dobbiamo fare? Vabbè, solo calcio. Ci penso io poi la domenica a parlare anche di altri sport. Integriamo? Se non fosse per me. Ma ti invitiamo anche a essere nostra ospite, magari. Magari, molto volentieri. Grazie, Massimo Profeta, Mila Cantagallo. Grazie a tutti, solo grazie calcio. A voi. E dopo solo calcio andiamo ad un altro programma che è una novità di quest'anno. La conduttrice in verità ha fatto già un programma con noi, ma adesso si rinnova e ha preparato un programma che ha nel nome proprio tutta un'ambientazione particolare. Il programma si chiama Alice nella città. Che cos'è Alice nella città? Allora, Alice nella città è una docufiction realizzata on the road, alla scoperta di realtà eclettiche, originali e meno conosciute delle città abruzzesi. Alice, personaggio curioso e stravagante, va a scoprire la realtà parallela, quello che nessuno vede nelle strade della provincia. La conduttrice è Alice Lizza, eccola! Eccola qua, Alice, mettiti in mezzo, guarda, sì, perché grazie. Così mi sento ancora più piccola. Perfetto, eccola lì. Allora, Alice nella Alice città. Alice nella città, esatto. Abbiamo ripreso un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, sì. Quest'idea di questa bambina che attraverso un sogno riesce a scoprire una realtà parallela. E un po' anche ci siamo ispirati al film di Wim Wenders, Alice nelle città, dove c'è sempre una bambina che gira per la Germania per ritrovare le sue origini. Ma noi cosa faremo in questa Alice nella città? Andremo a curiosare nella vita delle persone più stravaganti, eclettiche, quelle che hanno una vita speciale da raccontare. Quindi avremo a che fare con l'arte, con la cultura, con la musica, ma anche con delle vite più semplici che però nascondono qualcosa di eccezionale. Complimenti, un bello programma dal punto di vista dei contenuti. Che volevi chiedergli tu, Deborah? Che vabbè, Alice è una grande. Poi non tutti sanno che lei siamo cresciute insieme. Sì. Abitiamo nello stesso palazzo. Nello stesso palazzo, siamo cresciute praticamente insieme, ci conosciamo da una Perfetto. Vita. Però non tutti sanno, lei è una grandissima appassionata di musica esatto. E bene o male ci ha già spiegato quali saranno le novità del suo programma. Sì. Vuoi parlarci di qualcosa in particolare? Allora, dunque, io innanzitutto voglio ringraziare le persone che lavoreranno dietro alla telecamera. Sì. Perché noi non lo facciamo spesso, lo però faremo loro stasera. Sono dei grandi collaboratori sì. per me. Vengono il mio segretario di produzione, assistente alla regia, viene dal mondo della musica, del conservatorio e del DAMS ed è Loris Incarnato, che è veramente una validissima spalla. Poi ci sono il grafico che viene dalla pubblicità ed è Fabio Di Donato,
E poi abbiamo il regista, che invece è Peppe Melizzi e viene dall'ambiente del cinema, ha lavorato diversi anni nel cinema romano, quindi sarà di grande aiuto. Perfetto. E poi l'ufficio stampa di Vincenzo D'Aquino. Grazie, grazie Alice. Alice, grazie nella a voi. Città. Ti salutiamo. Sì. Ciao. Grazie, ciao. Ciao Alice. Drums keep pounding a rhythm to the brain. Questa è la promo di Alice nella città, un promo molto particolare come avete visto, che vi dà già l'idea di come sarà questo programma, molto giovane, molto fresco, molto particolare. Siamo arrivati al primo ospite, musicale della serata. Possiamo dire di lui che è un cantante abruzzese, un mio carissimo amico e a mio avviso anche molto molto bravo. È qui con noi Valerio Di Rocco. Valerio Di Rocco, eccolo qua che arriva. Allora, Valerio Di Rocco. Buonasera a tutti. Lo intervisti tu perché è amico degli amici. Siamo amici. Siete amici. Amici in doppio senso, per il programma. Ma la cosa bella è che non ci vediamo da tempo, io non sapevo che lei presentasse la serata, quindi per me è stato io sapevo bello. Che lui c'era, ma gli ho noi lasciato l'abbiamo deciso proprio stasera. Bellissimo. La sorpresa. Tu come stai? Bene, benissimo. Vabbè, il resto ve lo dite dopo. Qui. Adesso andiamo a vedere che cosa fa Valerio Di Rocco. Lui si esibisce con la Moma Band questa sera. Stasera canto con la Moma Band. Nel frattempo ho finito un tour bellissimo che si chiama Hair, uno spettacolo sugli hippie anni 70 per la regia di Giampiero Solari e Luca Tommassini. E adesso ricomincia Giulietta e Romeo, l'opera popolare di Riccardo Cocciante, da gennaio al Palace Sharp di Milano. E nel frattempo sto lavorando a dei brani come cantante, perché quello insomma, il lavoro non ti manca? No, per adesso no, fortunatamente no. Non si può lamentare. Lo vogliamo ascoltare? Certo, accompagnato dalla Moma Band in Easy, Valerio Di Rocco. Valerio Di Rocco, grazie. Vai! Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store in a barrow. Oh, yes. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Oh yeah, oh baby. That's why I'm easy. Yeah, easy like Sunday morning. Come on. Why in the world would anybody put chains on me? I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fail. Sing. Sunday morning, yeah.
Grazie a tutti. Grazie, grazie a Valerio Di Rocco. Grazie a voi, in bocca al lupo. In bocca al lupo anche a te per la tua carriera, grazie. E allora andiamo velocissimamente. Devo ringraziare nel frattempo i tecnici, lo diceva bene, no Alice? Ci sono i tecnici che lavorano con noi tutti i giorni, che non appaiono mai, sono sempre dietro le telecamere. Voglio ringraziare in questo momento i tecnici delle redazioni esterne di Rete 8. Pierpaolo Cantagalli a Teramo, Marilena Ferragalli sempre a Teramo che è anche qui presente, poi Alessandro Di Giacomo Antonio all'Aquila, Massimiliano Nidib sempre all'Aquila, Diego L'Episcopio sempre un tecnico dell'Aquila perché la nostra redazione dell'Aquila è stata rinforzata all'inizio di quest'anno ed era doveroso farlo. Andiamo ai programmi, siamo arrivati al martedì e il martedì c'è una grandissima novità e la grandissima novità è un nuovo programma sportivo che si chiama Delfino Caffè. Adesso vi spiegheremo che cos'è. In più c'è l'altra novità che racconteremo in questa fase, quella della diretta delle partite esterne del Pescara Calcio che vi stiamo già trasmettendo, come sapete, sul digitale terrestre di Telemare ed è stata questa una grandissima novità perché abbiamo anticipato i tempi del digitale, ci siamo già insomma buttati in avanti come si suol dire, stiamo già trasmettendo sul digitale terrestre di Telemare e vi trasmettiamo addirittura le partite esterne del Pescara, non era mai successo una cosa del genere, l'abbiamo fatta noi quest'anno. E allora per Delfino Caffè e per le dirette esterne delle partite della Pescara Calcio chiamo i due conduttori, ma prima devi dire tu qualcosa, però ho detto tutto io. Spieghiamo che cos'è Delfino Caffè. Delfino Caffè, che cos'è Delfino Caffè? È un programma di approfondimento sportivo dedicato alla Pescara Calcio e alle sue avventure. Enrico Rocchi è l'organizzatore di un salotto sportivo per gente che settimanalmente si avvicenda al bar del Delfino. Allora chiamiamo sul palco Enrico Rocchi e Grazia di Dio. Correre perché gli atleti devono correre. Eccoli qua. Allora, Grazia di Dio ed Enrico Rocchi che sono Buonasera. I due conduttori di questo. Ciao, ciao Enrico. Ciao. Ciao salutate direttore. Anche Buonasera. Debora. In bocca al lupo. E allora, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, con Enrico, adesso ci dirà che cos'è Delfino Caffè. E diceva una canzone di un cantautore di qualche anno fa, dei miei tempi. Degli anni nostri. Degli anni nostri, diciamo. Vostri. Io e Grazia ci possiamo. I grandi amori ritornano.
fanno dei giri immensi, però poi torna alla casa. Bentornato a casa, Enrico. Grazie. Bentornato a casa. Grazie. Di Telemadre, va bene? Agli editori, allo staff tecnico, al gruppo dirigente, ai giornalisti, grazie a tutti. Sì, un ritorno a casa. Allora, Delfino Caffè, che cos'è? Delfino Caffè è una nuova iniziativa, però vorrei partire, scusami Pasquale, dalle telecronache. Vai, perché, vai. Come dicevi prima, è la una novità grossa assoluta. Novità, e con grazia la domenica andiamo in trasferta a seguire il Pescara, questa novità sul digitale terrestre che permette di seguire le vicende della squadra. Non tutti sono in possesso di questo decoder del digitale, però si stanno un po' attrezzando, e questo è un anno importante per il Pescara. Telemare, che è la consorella di Rete 8, quindi il gruppo è sempre lo stesso, cercherà ancora una volta di portare fortuna al Pescara, perché Pescara ha sempre vinto con Telemare. Questo era d'obbligo, e Grazia può parlarci delle difficoltà che ci sono la domenica, perché sui campi molte volte andiamo con qualche rischio. Infatti vorrei precisare, Enrico, che io non sono un atleta come invece Deborah. La nostra Deborah, quindi è ancora più difficoltoso, però noi cerchiamo sempre di, come posso dire, di affrontare ogni piccola difficoltà e rendere ancora di più, vero Enrico? A volte capitano anche difficoltà logistiche, infatti gli stadi non sono tutti uguali, e quindi insomma c'è da correre, c'è da far tanto, e spero, mi faccio un autoaugurio, ci faccio un autoaugurio che vada tutto per il meglio. Oh, poi per quanto riguarda le dirette, domenica Caffè, la prossima vi aspetta, sì, Porto Gruaro, due partite, insomma, in casa, è dietro l'angolo, e poi a Porto Gruaro, va bene, gireremo l'Italia. Delfino Caffè. Delfino Caffè partirà martedì, in pratica diciamo che Rete 8 è la regina delle televisioni, mentre il Pescara ha bisogno di una casa, la nuova casa del Pescara è Delfino Caffè, cioè tutti coloro che vorranno parlare del Pescara, quindi tifosi, amici, si troveranno in questa casa, dove si potrà discutere, litigare, confrontarsi sul destino del Pescara. La location è a Poggio degli Ulivi, quindi c'è lì un bar chiamato appunto Delfino, Delfino Caffè. Grazia poi porterà altri ospiti inerenti al Pescara, anche del settore giovanile. Quindi tutto ciò che riguarda il Pescara, se uno vuol sapere qualcosa del Pescara, deve recarsi lì a Delfino Caffè. Perfetto. Però le novità non finiscono qui, ma ne parleremo la prossima volta, perché c'è un altro progetto sul Pescara, e Pasquale, non possiamo dire tutto. Non possiamo svelare tutto. Riserviamoci qualche cosa, insomma. Comunque, allora, in bocca al lupo per questa trasmissione del Delfino Caffè, in bocca al lupo per questo viaggio che farete in questa annata calcistica all'esterno, ai campi esterni, che sono difficilissimi poi. Ma tu non hai paura? No. Mi diverto. Ti diverti? La cosa strana. Vabbè, i cori sono simpatici. I cori, allora, sì. Poi alla fine si sa, i tifosi sono lì per quello, e anche qualche corretto, qualche parolina in più, alla fine a me fa anche piacere e non dispiace affatto, anche perché lo stadio è così, insomma, il calore dello stadio si deve sentire, direttore. Mi sembra giusto. Va bene, grazie. Grazie ancora. Grazie di Dio. È un problema questo che si chiama grazie di Dio. Non la ringrazieremo più. Come Dio comanda. A proposito di ringraziamenti, direttore, lasciamo subito il posto agli altri nostri colleghi. Io volevo fare un ringraziamento particolare naturalmente a tutti quelli che da tempo ci seguono da casa, a parte la nostra trasmissione che naturalmente è cominciata da qualche settimana. Voglio ringraziare davvero tutti i telespettatori che sono fedelissimi per tutto il nostro palinsesto. Un grande applauso quindi a voi che ci seguite sempre. Grazie. Ciao, grazie, buona serata. Bocca al lupo. Allora, Deborah, siamo arrivati alla sigla. Ed eccoci qui, allora, adesso vi facciamo vedere i protagonisti di un nuovo programma che già è andato in onda nell'annata scorsa, è sempre nuovo, perché si rinnova sempre ogni volta che va in onda, tu lo vedi spesso, lo so, lo segui, si tratta di La Dolce Vita Sposi. È un programma settimanale di intrattenimento che porta a conoscere una coppia di sposi, dalla preparazione del matrimonio al giorno del fatidico sì. Un viaggio intrigante alla scoperta di una coppia che vive i suoi giorni di gioia. Chiamiamo sul palco Giulio Gennari e Marzia Falcone. Sì.
Eccola qui Marzia, ciao. Ciao Marzia, buonasera. Ciao Giulio. Ciao. Eccoci qua. Allora, La Dolce Vita Sposi è un programma che è condotto poi tra le altre cose da Grazie di Dio che è appena sceso dal palco e che ringraziamo. Allora, Marzia, che cos'è questa Dolce Vita Sposi? Allora, questo programma, prima di tutto ringrazio anch'io perché abbiamo riscosso successo nel 2008 e quindi riproponiamo questa Dolce Vita Sposi, dove raccontiamo, cioè i protagonisti sono sposi, amici e parenti, e attraverso le immagini di Giulio Gennari e le interviste di Grazia di Dio raccontiamo le emozioni, l'aria di festa che si respira insomma in quel giorno, però trasformandola tutta in una trasmissione televisiva, quindi non il solito video che siamo abituati a vedere insomma. Sì. Hai qualche curiosità tu per Giulio? Lui ha fatto delle foto fantastiche, sì, anche a personaggi famosi. Conosco ed è molto molto bravo. Giulio, come si fanno le foto agli sposi? Diciamo, c'è una tecnica particolare? Tecnica particolare forse no, sicuramente c'è tanta emotività che bisogna trasmettere e bisogna conoscere un attimino una giornata insomma come quella del matrimonio e avvicinarsi a loro, come si diceva anche prima, in punta di piedi, cercare di non rompere praticamente quell'incantesimo che c'è dietro questo giorno importante. Ovviamente questo programma trae spunto dal giornale La Dolce Vita Sposi, arriva proprio da là. Sì, dal perché magazine. È un inserto comunque che abbiamo all'interno del giornale dallo scorso anno sempre e quindi abbiamo fatto sì che si animasse. Prossimo numero di Dolce Vita? Ottobre. Ottobre. La copertina a chi è dedicata? Non si può dire. Non si può dire, non ce lo dirà. Va bene. So che ci sono parecchi servizi interessanti. Ci sei anche tu. Ci sono anche io. Ci sarà anche questa trasmissione? No, certo, non fate niente. Vediamo, vediamo. Non si può dire nulla. Io vi ringrazio, grazie a Giulio Gennari. Grazie a Marzia Falcone. E vediamo la sigla. Allora, siamo al martedì, mi pare di capire. Ah, siamo ancora al martedì. Siamo ancora al martedì, Dolce Vita Sposi va in onda il martedì. E il martedì è il giorno di un personaggio che ormai è di casa, Rete 8, sì. E fa parte ormai della nostra grande famiglia. Di chi si tratta? Sto parlando di... Vediamo lì il programma. Beh, si dice, se dico il programma si capisce. Allora dico Roba prima... da matti. Ok. Ed è qui che prende inizio lo spettacolo su Rete 8, ogni martedì, con un programma realizzato e condotto da Vincenzo Olivieri. Il mattatore dei comici abruzzesi propone settimanalmente il suo show, arricchendo lo spettacolo con improvvisazioni e scherzi telefonici. Chiamo Vincenzo Olivieri sul palco. Dove sta? Eccolo! Hanno fatto lo stacchetto più lungo, non so perché. Sì, è raccomandato, secondo me è raccomandato. No, no, non era preparato. No, assolutamente. Sono casuali. Moma Band, perché sono in discesa. Moma Band. La band che fra l'altro mi ha accompagnato anche un'estate, una tournée lunghissima quest'estate. Il gruppo che ti ha accompagnato quest'estate. Sì. E allora, Roba da matti, come va questo programma in televisione? Bene, sempre meglio, c'è gente che si lamenta perché la notte, ecco, questo è un problema, me lo dicono in molti, la notte, siccome va alle 23 poi viene replicato anche durante la notte, c'è molta gente che la notte non riesce a ridere come si deve, soprattutto quando ci sono gli scherzi telefonici, e allora non può fare rumore, perché, io ho questo problema veramente, no, perché quando uno ride la notte poi nel silenzio della notte, i palazzi fatti ormai di mura relativamente, cioè, si risparmia su tutto, e quindi uno dice e quindi una volta si diceva ieri sera come hai dato, perché uno sentiva il letto che si muoveva, no? Adesso invece fatti il trisato ieri sera, cioè così, quindi è cambiato un po' l'abitudine grazie a Roba da matti di Matteo. Comunque devo dire che sono veramente contento, siamo contenti tutti quanti perché insomma c'è molta gente che ci segue, questo fa molto piacere, soprattutto perché portiamo un sorriso nelle case, in questo periodo ce n'è molto bisogno.
Detto ciò, niente, io volevo naturalmente salutarvi con un brano, cioè la sigla non ce l'abbiamo, la facciamo dal vivo, visto che c'è questa occasione. Noi ce ne andiamo o restiamo qui? Come volete, perché tanto io ho questa interazione, la fate voi da qui, se volete, come vi pare. La sigla di Loba da Matti, che naturalmente fa più o meno così. Vai! Tutti con le mani, vai! La vita di oggi con quello che costa ti aiuta a cambiare. Preghiamo. Oh Signore, me ne hai mandati veramente tanti stasera. Belli, oddio, intelligenti, sì. No, non so che stanno a pensare, perché qua sta scritto, capito? In giallo quello che canto io, coro, sono loro, devono fare quello che sta scritto là. Signore, ti prego, apri il cervello e fagli capire che quando appaiono le scritte in bianco, dove c'è scritto coro, loro lo devono fare. No, si può. Grazie, Signore. Arrivederci. Auguri per domenica. Auguri. Speriamo. Il problema va. Vai. La vita di oggi con quello che costa ti aiuta a cambiare. Dio c'è, lo vedi? Per la spesa ci vuole un'impresa, 3 o 4 cambiali, ti tocca firmare. Forse è meglio sorriderci sopra perché una risata il morale ti dà. Vieni qui che con roba da matti di tutta la noia ti puoi liberare. Smettiamoci a cantar, di guai puoi dimenticar. E con un amico è meglio fatti consigliar. E con un approfittar e cerca di ricordar. Questo gran momento tuo di libertà, la vita è un grosso affanno un po' per tutti, alti, bassi, medi, belli e brutti. Ma se c'è con te, vai, tu ti divertirai, credi a me, poi c'è l'auto, l'assicurazione, benzina e gasolio li devi pagare, la palestra, la televisione, i telefoni non ti fanno dannare. Questi figli non vogliono consigli ma solo un insulto per andare a ballare. Molla tutto, c'è roba da amare, ti torna la voglia di darti da fa. Mettiamoci a cantar, ti vuoi puoi dimenticare. Vai! Con l'amico è meglio farti consigliar. E con un approfittar, ma cerca di ricordar. Questo gran momento tuo di libertà, la vita è un grosso affanno un po' per tutti, alti, bassi, medi, belli e brutti. Ma se c'è con te, vai, tu ti divertirai, credi a me. Solo anche quella avete da fare. Non così, mo venga, con la mente. Grazie, ciao! Grazie. Ciao. Grazie Vincenzo. E allora siamo arrivati adesso ad un altro programma di informazione
l'informazione per eccellenza. L'informazione per eccellenza non può che essere il nostro programma che noi trasmettiamo durante l'intera giornata, ogni ora, perché ci sono pillole di informazione anche nazionale oltre che locale. Sto parlando di ANSA Live. ANSA Live è un contenitore con un numero infinito di notizie, immagini e filmati che vengono diffusi più volte al giorno per rispondere pienamente alla domanda di informazione di un pubblico sempre più esigente. Chiamo sul palco per ANSA Live Antonio Andreucci. Direttore, buonasera. Antonio Andreucci, buonasera, buonasera. Responsabile dell'agenzia ANSA di Abruzzo e di Molise. Ti metti al centro, grazie. Antonio. Eccolo qua, grazie per essere venuto. So che eri indaffaratissimo tra Roma e roba varia oggi, ma sei riuscito ad aggiungerci qua. Volentieri. E allora, ANSA, quando uno dice ANSA, cioè stiamo in ANSA, significa tutto. Anche in ANSA. Anche in ANSA. Allora, l'ANSA ci fornisce ogni giorno un numero stratosferico di notizie italiane, straniere. L'ANSA ha corrispondenti in tutto il mondo e ha corrispondenti anche in Abruzzo, certo, Antonio Andreucci. Hai detto tutto tu. Io non ci avanti. Sì, noi, scusate, ogni giorno l'ANSA trasmette oltre 3.000 notizie. 3.000 notizie. Di solito vanno ai giornali, alle televisioni, ma anche i privati possono accedere al nostro agli abbonati. Agli abbonati, sì. Il prodotto principale resta sempre e comunque la notizia. Però stiamo diversificando l'attività. C'è un sito che è ansa.it, che ha decine di milioni di visitatori ogni mese, e c'è questa iniziativa che è ANSA Live, il telegiornale che ha Rete 8 anche, che consente al pubblico di avere notizie asciutte, di avere un telegiornale snello, di poter sentire, vedere qualche immagine in 5 minuti senza dover, come al solito, sentire 15-20 politici che dicono la loro su un certo argomento. E quindi svolge anche un ruolo importante per una televisione locale, che deve sì occuparsi di ciò che avviene sul proprio territorio, sia anche sul profilo dell'informazione, esatto, però c'è anche il collegamento con l'informazione nazionale. E noi queste notizie le diamo in televisione con il notiziario che confezionate voi come ANSA Live, e lo sfruttiamo anche sul nostro sito www.rete8.it oppure .com, sì, dove c'è anche un link su ANSA Live che noi trasmettiamo in continuazione. Quindi informazione continua per quanto riguarda l'ANSA. Che ci dobbiamo dire ancora, Antonio? Io volevo soltanto dire una cosa. Tutti quanti hanno ringraziato. Io chiederei un ringraziamento per una categoria che spesso è bistrattata, però è fondamentale per la democrazia. E lo faccio per gli abruzzesi appartenenti a questa categoria, che sempre, ma in modo particolare negli ultimi tempi con la tragedia che ci ha colpito, hanno dimostrato di avere una grandissima professionalità, di non dover imparare nulla dalle grandi firme o dai grandi network, anzi a volte sono in grado di dare loro insegnamenti. Quindi parlo dei giornalisti, dei fotocineoperatori e dei fotografi abruzzesi. Insomma, il mondo dell'informazione abruzzese. Mondo dell'informazione abruzzese. Merita questa citazione. Grazie ad Antonio Andreucci, che ringrazio e saluto. Buon lavoro. Grazie Antonio. Più di 2.000 notizie ogni giorno. ANSA Live. Questa è ANSA Live. Siamo arrivati dove, Deborah? Allora, adesso un altro momento di spettacolo. E invito a salire sul palco i ballerini dell'Associazione Sportiva Danza Club Luana. Ringraziamo i tecnici Gianni Forte e Barbara Pineto. Noi ci allontaniamo e li facciamo entrare, così? Sì. Eccoli qua, arrivano. I ballerini dell'Associazione Danza Club Luana in un mix di balli caraibici. Dai, forza, veloce. 3, 2, 1.
Baila chica!
Mo Better Band. Grazie per l'applauso. Grazie. E per il loro particolare volare nel blu dipinto di blu. Allora, andiamo adesso a salutare, voglio fare così velocemente, dobbiamo dare un saluto veloce agli amici del settore pubblicità, di tutti quelli che si occupano di questo importante settore della nostra televisione, perché è un settore vitale, noi traiamo linfa solo e soltanto dalla pubblicità, quindi loro sono importantissimi e sono Gian Piero Di Domizio, Chiara Morelli, Riziero Cardone, Miriana Di Curzio, Marco De Ritis, Donatello Neri, Elio Pietricola, Dino Valeri e Francesco Di Crescenzo, un bel gruppo che ci consente di fare questa programmazione, questi programmi e di portare avanti il nostro discorso informativo. E il nostro discorso informativo continua con Il Fatto. Il Fatto è una finestra aperta quotidianamente sull'evento più significativo per conoscere meglio l'argomento del giorno dalla viva voce dei protagonisti e dei personaggi coinvolti nell'avvenimento. Ovviamente al Fatto concorre tutta la redazione, ma noi chiamiamo qui per raccontarcelo brevemente Gigliola Edmondo. Allora, Gigliola Edmondo, abbiamo scoperto da poco che ha anche un'altra attività, ma non ne parliamo stasera, fa la cantante, ma non si esibirà questa sera, invece ci parlerà del fatto e della redazione. Certo, io prima di parlare del Fatto però volevo ringraziare questo pubblico meraviglioso, vorrei che faceste un applauso al nostro direttore Pasquale Baciglio, a tutta la redazione. Però ecco, ai nostri telespettatori che ci seguono da casa. E la banda ci ha portato nel blu dipinto di blu, volare. Noi abbiamo dedicato in questi mesi molti sforzi a loro, li pensiamo costantemente e questa sera forse l'applauso più grande deve essere rivolto a tutte le popolazioni colpite dal terremoto. Brava Gigliola. Noi vi pensiamo sempre e quindi l'abbraccio va a loro e l'applauso di questo pubblico è per voi. Grazie, anche perché nella nostra rubrica Il Fatto, l'approfondimento è stato molte volte dedicato anche a questa tragedia, ai risvolti che ci sono stati, certo. E adesso a questo momento particolare che è il momento della ricostruzione. Sì, diciamo però che questa sera è una grande festa, Il Fatto è la nostra rubrica di approfondimento insieme al TG8 speciale, ci consente di dedicare un po' più di spazio a degli appuntamenti che riguardano l'Abruzzo, si spazia dal... Stop! Gigliola, c'è una particolarità, basta dargli un microfono senza dargli la corda, parte, dobbiamo andare veloci. Benissimo. L'ultima siamo ancora cosa che vuoi dire? In onda dal martedì alla domenica alle 20 con replica il giorno successivo alle 14.30, e continua a seguirci tutta la redazione. Va bene? Buon lavoro, grazie Gigliola. Adesso introduciamo un programma molto ma molto particolare che ha avuto un grandissimo successo, lo sta avendo tuttora, non dico il titolo, dillo tu. Camera Smile. La Candy Camera diventa un programma nelle mani dell'ideatore Giuseppe Menna della GM Produzioni. Il nuovo format che vede la conduzione di vari artisti locali e nazionali lo trovi per strada quando meno te lo aspetti. Chiamiamo sul palco Giuseppe Menna e Angelo Gelsomino. Ho portato un piccolo omaggio floreale. Ah, per me la pianta. Grazie. Apritemi il micro, non mi apro il micro. Già iniziamo con gli scherzi. Vuole anche lei un piccolo omaggio floreale? Ascolta, tu sei Angelo Gelsomino. Io sono Angelo Gelsomino. Giuseppe Menna? Allora, io porto i saluti di Giuseppe Menna, il produttore della produzione GM Produzioni, purtroppo per un impegno personale. Stava qui. Purtroppo è dovuto andare via. Quindi vi saluto a tutti, Giuseppe Menna, lo vogliamo salutare anche noi, e Olga Bucci, gli ideatori e i produttori della GM Produzioni di Camera Smile e altri format. Grazie, grazie. Guarda che è nascosto lì dietro la poltrona, no? Dov'è? No?
Forse sta dietro il sindaco. No. Il sindaco deve temere ancora, no? Perché sa. Vabbè. Io questa sera ho trovato qui tante, tante delle nostre grandi vittime. Ce ne, alcune se ne sono già andate a nascondere. Noi sì, altri insomma, loro fanno gli scherzi. E questa sera credo che volete proporci uno scherzo a un in diretta, lo facciamo a lei subito. A Deborah? Lo facciamo subito no, a lei. No, Deborah, facciamo? No. Facciamo... Non ti conviene. Facciamo vedere ai nostri telespettatori qualcosa, vero? Sì, facciamo vedere una piccola anteprima di uno scherzo che sarà addirittura trasmesso alla prima puntata. Quest'anno avremo anche una novità, abbiamo delle novità in essere e in questa ci sono la produzione di Camera Smile ha cercato di trovare una location nuova per il nostro programma e cioè, lo anticipiamo diretto? Lo diciamo? Come vuoi. Allora, siccome stasera vorremmo vedere subito uno scherzo ad un grande, ad un big, ma un vero grande della canzone italiana, tant'è che ha pure vinto il Festival di Sanremo, non lo vedo qui, credo che non ci sarà, però forse se anche lui è andato a nascondere. Deve fare dello scherzo, si è impaurito. Si sarà spaventato. Bene, lui si dovrà impegnare però ad ospitarci a casa, sì, perché quest'anno la location di Camera Smile sarà a casa di ognuno dei big che verrà preso vittima da parte della nostra produzione. Quindi ognuno di voi, ogni big, stia attento perché poi si dovrà impegnare ad ospitarci dentro casa e lì ne combineremo veramente di cotte e di crude dentro casa loro. Sì, che dire, io voglio ringraziare tutta la GM Produzioni, tutto lo staff e vi facciamo subito vedere uno scherzo. Che facciamo? Quello già di torno, l'hai nominato prima. Ah, già l'ho detto. Posso anche ringraziare perché li vedo qui i conduttori precedenti, antecedenti alla mia conduzione di quest'anno, il grande Stefano D'Alberto, il grandissimo Ivaldo Rulli e ancora più grande anche per mole Federico Perrotta, grazie, beh, mi hanno lasciato questa palla a me, quest'anno toccherà a me e grazie della fiducia. Allora vediamo l'anteprima, lo scherzo fatto a Gio Di Tonno. Questa è un'anteprima, lo vedremo nella prima puntata totale. In onda ancora. Vediamolo insieme. Se vengo su, grazie. Grazie. Ciao. Angelo. Metto qua sulla mano. Sì, grazie. Sono un sacco emozionato. Bravo comunque, complimenti di tutto. Grazie. Io vi seguo molto, seguo sei più che... dopo. Eh? Sei dopo. Sì, spero di sì, spero di sì. Io seguo molto anche perché sono molto affezionato a Lola, sai, lei è un po' la nostra icona, quindi non so se... spero che tu un pochino... Un pochino? Un pochino... Cioè, nel senso, non è che state insieme voi, quindi anche tu un po' come noi... Sei un po'... un po'... No. No, perché? Vabbè. Come parliamo? Mi dai un bacino? Grazie. Sì. Io faccio Lola però. No. Dai, insieme, dai. Subito, insieme. Vai, che sia a me. Insieme. Tutta mente mia, ora più che mai viva, un raggio della luna caduto su di me. Grazie, è bellissimo, sei bravissimo, bravissima, grazie. Una piccola foto, allora... Sì.
sì. Cioè, con questa, grazie. Ah. Vai. Mentre ti do un bacio, posso? Vai. Ma mica ti sei imbarazzato? No, figurati. Sarai abituato a queste cose? No, non è abituato, no, devo dire, però insomma. Guarda, se non stessi provando, guarda, sarei con te tutta la sera, guarda. Tu pensi che noi siamo diversi? No, assolutamente. Cioè io. Ah, no, no, quindi per te è più importante fare una stupida prova che invece. No, perché non è vero, perché tu mi stai trattando così. No, no, adesso non sto scherzando io. Cioè tu adesso pensi che io, siccome sono un. Cioè, comunque mi piacciono gli uomini, lo voglio dire, perché che problema c'è? Infatti, qua ce ne sono tanti. Proprio io, cioè. Ma mettiti sul divano, vai, sul divano, va. Ma io voglio stare vicino a te. No, non ci metto più sul divano. Ti ci metti vicino a me col divano? Sì. Dai. Aspetta, prossimo, un paio di canzoni e poi ci mettiamo sul divano tra la sera. Ma quella è la tua prima? No. È vero? Che faceva padre, padre, dammi il pane quotidiano. Un po' come una cantilena, però era carina. Angelo, Angelo. Scherzo di Camera Smile fatto da Angelo Gelsomino. Grazie. Che sarà il conduttore di questa annata televisiva. Io stavo pensando, di Camera spero Smile. Tu non sappia dove abito. No, guarda, noi purtroppo ti puoi andare a nascondere anche sulla Luna, ti ritroveremo, il direttore ne sa qualcosa, è vero? Sì, direttore? Sono stato pure io vittima. Bene, bene, comunque ringraziamo davvero tutti. Grazie a tutto lo staff vostro, tutto. Ovviamente. Grazie. Perché siete tantissimi che lavorate in questo programma, in questa trasmissione. Ti lasciamo andare via. Devo per forza andare via. E lo smilotto? Lo smilotto l'ho visto che si aggirava nei meandri del teatro. Arriverà quindi alla fine? Forse arriverà proprio forse alla fine. Grazie. Grazie, grazie a Smile, tutti. Angelo Gelsomino. Ciao. Grazie. Camera Smile. Tutto per ridere. Il mercoledì alle 21 e la domenica alle 22.50 su Rete 8. Siamo arrivati dove, Deborah? A Passione Basket e incontri Teramo Basket via 1. Che noi trasmettiamo già da parecchi anni, questa società che sta dando tanto lustro al basket di Serie A, quindi è a Teramo. E diciamo di cosa si tratta. Passione Basket ci propone un viaggio nel mondo della pallacanestro abruzzese con ospiti e tante curiosità. Non dimentichiamoci appunto che in Abruzzo c'è una squadra che milita in Serie 1. Questa è la Banca Tercas Teramo del presidente Antonetti, che possiamo seguire su Rete 8 ogni lunedì con sintesi filmate di tutti gli incontri. E quando diciamo basket a Rete 8 diciamo anche Enrico Giancarli. Eccolo. Alcuni che fanno gli stacchetti troppo lunghi, non so perché. Indagheremo, indagheremo.
Allora, Enrico, basket, dici tutto, come sta andando questa trasmissione e come sta andando questa squadra quest'anno, come andrà? Quali sono le tue previsioni? Beh, senz'altro c'è una novità importante quest'anno per la Banca Tercas Teramo, che è l'Europa, l'Eurocup che Teramo ha conquistato grazie alla straordinaria stagione dell'anno scorso. Guardavo con attenzione i grandi eventi che il nostro Andrea Di Fabio ci ha riassunto all'inizio e c'erano anche le immagini della Final Eight della Coppa Italia che ha conquistato la Banca Tercas Teramo a Bologna. Noi le racconteremo con tanta passione il lunedì con le partite, le telecronache di tutte le partite, nella nostra seconda serata, lo faremo nella seconda serata il mercoledì per quanto riguarda gli approfondimenti di Passione Basket e poi ci sarà anche la telecronaca per quanto riguarda le partite in Europa dell'Eurocup. Dunque ancora tanto basket sul Rete 8, era il 2002, la stagione 2002-2003 quando Teramo andò in Serie A e fece questo accordo con noi. Federico Perrotti, però hai visto? Basta accenderlo, Enrico, va da solo. Potremmo rischiare Federico. Di stare qui fino sono a su Camera Smile, Federico. Bravissimo Enrico, grazie. Poi, avevi qualche curiosità tu da guarda chiedere? Io so che è un grandissimo esperto di basket. Cosa pensi tu del successo della Banca Tercas Teramo? Successo figlio di una programmazione che, come abbiamo detto, il presidente Antonetti porta avanti da tanti anni. La Banca Tercas è una società molto organizzata, noi siamo molto contenti di poter essere media partner e di poter raccontare a tutto l'Abruzzo questa importante realtà. Il prossimo impegno della Banca Tercas Teramo quale sarà? Sabato a Caserta, ma è ancora precampionato, l'11 ottobre a Ferrara, prima della stagione regolare. Ha studiato, possiamo mandarlo apposta. Ma lui è bravissimo, è perfetto. Vai. Grazie Enrico Giancarli. Ciao Pasquale, ciao Deborah. Basket mi raccomando la domenica. Basket non solo. Ciao Enrico, grazie. Vediamo la passione basket e le partite del Teramo. E siamo arrivati ad un altro programma che è Glamour TV. Che cos'è Glamour TV? È un rotocalco che propone e approfondisce fatti di costume, attualità e cultura. Una cronaca tra vita quotidiana e servizi ai telespettatori con indagini di mercato e nuove soluzioni aziendali. E questo è un programma che è del nostro amico Walter Bucciarelli. Chiamo sul palco però Francesca Priore, Lidia Di Blasio e Viviana Bazzani. Ciao, saluto Lidia, che abbiamo intravisto, Lidia, anche nella fiction dello scontrino alla cassa che vedrete la prossima settimana. Quindi Lidia ha fatto anche l'attrice con Ivaldo Rulli. È stato veramente divertente, Valdo. Ma parliamo di Glamour. Parliamo di allora, Glamour TV. Tre bellezze, poi Walter si circonda sempre di belle, splendide e brave ragazze. Eh sì, e Francesca, insomma. Ormai sono anni con Walter, io lo ringrazio perché mi è sempre stato... Venite un po' più avanti così vi vedono meglio, eccole qua. Ha sempre fatto programmi di alta qualità, quindi grazie Walter, ti ringrazio da qui. E poi Glamour si sa, insomma. Glamour è Glamour. È Glamour. Non possiamo non dire che Glamour trasmette solo belle emozioni. Belle emozioni, bravissima. Possiamo aggiungere, Viviana, ciao Viviana. Buonasera a tutti, possiamo anche aggiungere che Glamour ha avuto la capacità di entrare in punta di piedi nelle case degli abruzzesi e parla anche in tante lingue, perché ultimamente Glamour non ha solo scovato quelle che sono le tradizioni, la bellezza di ogni angolo d'Italia, ma è andato oltre Spagna, Inghilterra, Germania. Insomma, non mi fate Bosnia. Mancare niente. Assolutamente. No. Pensavo, come ragazzo glamour, dato che insomma il caro maestro Walter Bucciarelli cerca sempre le belle donne, un personaggio sarebbe come Belloccio, quello che disturbava tanto. Perrotta. Federico. Sì, però che è un bel. Se vuoi venire vicino a noi, così ci fai sfigurare perché. È sabato lui, ti sta aspettando. Perché cerchiamo il ragazzo immagine, tu sei proprio un bel gnoccone. Viviana, guarda. Se non ci sbrighiamo, lui cala di peso ancora. Benissimo, benissimo. Ti sei fidanzato? Ti sei fidanzato?
Allora, Viviana e Deborah. Deborah, sì. Tu hai fatto Amici, sì. Lei ha fatto L'Isola dei Famosi. Sì, un reality. Sì, è stata una bella esperienza, ma comunque sono dei trascorsi. Quello che ci tengo è che l'isola ti permette in qualche modo, è un'ottima vetrina di lavorare bene, non solo nelle televisioni ma anche nei giornali, giornali importanti. Uno dei motivi per cui fra poco lascerò l'Abruzzo. Ma comunque come punto di riferimento io avrò un grande maestro che è Walter Bucciarelli, che ha una particolarità, me lo consenta di dire. Walter è tra i tanti maestri, io ho avuto un maestro importante a Milano e un maestro importante qua in Abruzzo, mi ha insegnato l'umiltà che l'ho trovata in poche persone nel mondo dello spettacolo. Bellissime parole. Grazie. Per Walter Bucciarelli. Invece Lidia, che troveremo in questo glamour di questa annata televisiva? Come sempre glamour non rimane nella banalità, per cui come dicevo, belle emozioni, glamour, ci tenevo a precisare, non soltanto nei contenuti, quindi in ciò che ovviamente riguardano i servizi, le varie interviste e quant'altro, ma glamour proprio direi dalla grafica, dallo stile. Eccoci qua, allora, eccoci qua, dopo Glamour abbiamo un ospite. Un altro ospite. Un ospite di tutto riguardo. Di tutto riguardo. Ce lo vuoi annunciare tu? Allora, lui è un attore. Non solo. È uno dei doppiatori più bravi e famosi italiani, e non solo. Ha prestato la sua voce a grandissimi attori di Hollywood, quali Matt Damon, Judy Law, Johnny Depp e tanti altri. È docente all'Accademia Fraiano di Pescara e Firenze, docente di doppiaggio insieme al suo collega Roberto Pedicini, e a mio avviso è una persona dotata di un'estrema sensibilità e di una grandissima simpatia. Stiamo parlando di Christian Jansante. Christian Jansante, eccolo! Grandissimo Christian, grazie di essere venuto qui, grazie di aver accettato il nostro invito. Anche perché un doppiatore senza microfono esiste. Non esiste. Allora, Christian, eccoci qua. Come va la vita? Alla grande. La grande? La signora mi ha detto, ma è sicuro che lei? Sì, sono io, signora. Sono io, davvero. Però sulle facce degli altri, così la gente non si spaventa. Christian, tu che cosa ci hai portato stasera? Tu volevi fare una cosa con noi? Ma io, a parte che sapevo che c'era una piccola trasmissione locale, invece questo è il Festival di Sanremo, sono molto imbarazzato. Hai visto quanti programmi facciamo? Io non mi sono messo la cravatta, cioè ho detto no, vabbè, trasmissione locale, Rete 8, invece no, cose in grande. E ho portato un filmato molto retorico. Io che sono il re della non retorica, anche perché la utilizzo, sono costretto a utilizzarla 10 ore al giorno per fare la fiction, questa sera ho detto è l'occasione per, come dire, per autocompiacerci. E io che devo moltissimo alla radiofonia e all'emittenza locale. All'emittenza locale e abruzzese, come no? Ho registrato una cosa che ho scritto io, retorica. Siccome leggo sempre tantissimi testi scritti da altri, ho detto per una volta voglio scrivere io una cosa che è un po' il risultato di un percorso, la speranza che avevamo noi ventenni, no? Quando lavoravamo appunto nelle radio e nelle televisioni, di arrivare a certi livelli. I pionieri. Esatto, a me è andata bene, per fortuna, qualcun altro si è perso per strada. E questo è un filmato che così racconta delle sensazioni. Un ricordo. Sì, e l'ho fatto appunto con la mia voce, non avendo portato nessun film, perché questa sera secondo me non era giusto parlare di film, ma era giusto parlare appunto di televisione. E il mio amico Walter Bucciarelli, io ho mandato un file audio da Roma, il mio amico Walter Bucciarelli ha messo delle immagini, non le ho viste neanch'io. Le vediamo insieme? Le vediamo insieme. Niente preamboli enfatici per introdurre il solito argomento del come eravamo o del si stava meglio un tempo. Voglio solo ricordarmi dell'entusiasmo con il quale in quel periodo, in cui nascevano quotidianamente radio e televisioni fatte in casa,
affrontavamo tutti, dai fonici, agli operatori di ripresa, agli elettricisti, agli speaker, ai conduttori, ai giornalisti improvvisati. La nuova avventura via etere. Il motore era la passione. E ognuno di noi rubava tempo al proprio studio, lavoro o riposo per dedicarlo a questo sogno diventato realtà in una sorta di volontariato indotto dalla voglia di creare dal nulla l'immagine e il suono. In quel periodo si è acceso il fuoco che ha animato poi le passioni di alcuni, più temerari, fino a spingerli a fare scelte estreme, veri e propri azzardi, dedicando ogni ora della propria vita a progetti sempre più artisticamente ambiziosi. L'epoca della spontaneità a tutti i livelli, dove la partecipazione era totale, perché in essa si racchiudeva quella sorta di idealismo che ci portava tutti a resistere alle difficoltà più grandi, pur di coronarlo questo sogno. All'interno di un mezzo di comunicazione di massa, ogni desiderio che poteva essere artistico, politico o di puro intrattenimento aveva l'irruenza di un vulcano in eruzione. Beh, sarà stata anche la novità che portava entusiasmo, la capacità che poteva avere chiunque di realizzare un palinsesto per raggiungere una comunità e raccontarle cosa muoveva quei ragazzi a staccarsi da un mondo che non li appagava per trasferirsi in un altro che di solito non li pagava. Ma in fondo non era certo il denaro a muoverci. Piccoli eroi stacanovisti che avevano l'unico obiettivo di poter tornare a trasmettere il giorno dopo, con la speranza di essere in procinto di creare qualcosa di solido e duraturo. Adesso che siamo grandi possiamo dirlo. Non tutti ce l'hanno fatta. Molti sono altrove. Qualcuno è finito in fabbrica, qualcun altro ha messo su famiglia e tirato i remi in barca. Altri sono diventate finalmente persone serie e noi ancora qui, a trascinare quel sogno con i denti, per la gioia di tutti quelli che dall'altra parte del suono stanno pentendosi amaramente di aver lasciato tutto a noi. Noi che non abbiamo smesso mai di crederci davvero. Eccolo il filmato di Cristian Iansante. Ricordi, nostalgia, eh? Bravo, molto bello. Molto bello, sì. Quanti ricordi, sì, ma non è nostalgia. Sì, vabbè, sono dei ricordi, ti sovvengono in mente tante cose. Io personalmente sono 31 anni pure che faccio sto... Beh, anch'io dal 1978, avevo 12 anni. Poi stasera sono contento perché ho rivisto dopo 20 anni persone che avevo perduto. Mila Cantagallo, Luca Pompei, Enrico Rocchi che è uguale a 20 anni fa. Sì, forse con 2 chili in più, ma è identico. Grazie di avermi invitato. Grazie a te di essere venuto, salutici ovviamente Roberto, certo. So che questa scuola che avete presso l'Arca va a gonfie vele, avete inaugurato il nuovo anno proprio qualche giorno fa, o sbaglio? Il 7º. Posso io sono stata allieva. Anch'io? Tu ti sei iscritta? Sono stata loro allieva. Ah, sei stata allieva. Sì, faceva finta di non conoscerla. Parlaci un po' di Debora, no? Ma Debora a un certo punto ha fatto una scelta. Definitiva per... e secondo me giusta, nel senso che poi bisogna capire nella vita quello che si vuole fare. Non è più venuta perché ha preferito la pallavolo. Ha voluto fare l'atleta. Ha voluto continuare a fare l'atleta. Ma aveva le potenzialità per fare altro? Ma, Pasquale, dobbiamo andare avanti, non abbiamo tutto questo tempo per perderci in chiacchiere. Dobbiamo correre. Questo è. Bene, grazie a Cristian Iansante per aver accettato il nostro invito. Grazie. E allora andiamo adesso a salutare, lo faccio velocemente, il nostro settore amministrativo e lo faccio con i due cardini della nostra emittente di Rete 8 di Telemare e sono Carlo Serra e Paola Cetrullo che sono quelli che sono nella sala macchine in qualche modo dell'amministrazione di Rete 8 e Telemare e poi nel reparto segreteria Simona Mazzocchetti, Anna Maria Latorre e Patrizia Spinetti, anche un grazie a loro. Saluto anche Walter Nanni che è qui in sala da qualche parte. Dov'è? Walter, vieni un attimo, dai, eccolo qua, Walter Nanni. Microfono anche a Walter. Eccoci qua, buonasera a tutti, salve, buonasera. Vieni, bellissimo Walter. Tornare
per me in Abruzzo e questo auditorium dove qualche anno fa proprio con l'amico Milo Vallone organizzammo un gala della comicità bellissimo. Complimenti a voi di Rete 8, vi auguro una stagione di grandi successi e in qualche modo insomma sarà anche quest'anno, ci sarà anche un mio ritorno in televisione in Abruzzo perché ho realizzato due documentari. Bravo. Uno a Toronto sugli italiani che vivono lì a Toronto e quindi tutta la parte che riguarda gli abruzzesi perché siamo stati al Celano Fan Club di Toronto, per l'esattezza a Mississauga che sta a Toronto come Monte Silvano a Pescara come il vino all'arrosticino e poi quindi la parte abruzzese andrà in onda su Rete 8, invece il documentario con un respiro più nazionale andrà in onda su una grande TV appunto italiana e poi un documentario che abbiamo realizzato in un borgo di d'Abruzzo, un bellissimo borgo medievale in provincia di Chieti, si chiama Crecchio ed è un posto bellissimo. E abbiamo realizzato un documentario e lo presenteremo in anteprima nazionale sabato 3 ottobre proprio a Crecchio, quindi invito tutte a venire perché è veramente insomma tra altre cose una piccola opera d'arte dei documentari che ho realizzato con Serena De Bitonti. Devo dire che anch'io come Cristian questa sera ho rincontrato tanti amici, qualcuno decisamente invecchiato, Luca Pompei è perso molti capelli. Sì, 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 anche Profeta sta crepato. Devo dire che l'unico, devo dire, l'unico che proprio inossidabile, sembra che contiene solfiti è il direttore. Con un po' di pancia. Complimenti, in più, veramente. Grazie, sempre grazie, bravissimo. Walter. Volevo salutarvi dicendo che proprio tu direttore mi ricordi il vino abruzzese, il Montepulciano d'Abruzzo. Che in questa regione funziona come il Martini per George Clooney, tanto la fascia protetta l'abbiamo superata, si può dire. Il Martini per George Clooney arriva, suona, apre una bellissima, gli fa George, no Martini, no party, stutum! Ecco in Abruzzo, siamo là. Tu vai, suoni, ti apre Maria Concetta, vestita a lutto, che ti fa, hai portato lo Montepulciano? No! Vaffanculo. Grazie, in bocca al lupo di cuore a voi per la stagione, complimenti a te, sembri un tratto dell'asse attrezzato, chissà dove è l'uscita di San Buceto. Ok, io me ne vado, grazie, buonasera a tutti, grazie di cuore. E allora, andiamo velocemente, TG8, TG8 sappiamo che cos'è. Sì, è un'informazione assurda e rigorosa nelle 5 edizioni che si snodano durante l'arco della giornata. Condotto a turno dai giornalisti della redazione centrale per le aree di Chieti e Pescara ed è supportato dai servizi delle redazioni distaccate all'Aquila, Teramo e Basto. Chiamiamo per il TG8 allora sul palco Anna Di Giorgio e poi Filippo Tronca e Marco Signore della redazione dell'Aquila e Pamela Di Ovidio che è una nostra stegista perché fa parte della scuola di giornalismo di Teramo, della scuola di giornalismo dell'Ordine dei giornalisti e che è stata con noi ancora per quest'estate, sarà con noi ancora qualche giorno. Prego, 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 prego. Ciao Anna, ciao buonasera Filippo, a tutti, Pamela ciao. E il nostro Marco Signori. Loro sono una piccola rappresentanza ovviamente di tutti quelli che lavorano al TG8, tutte le persone che fanno parte della redazione, come diceva Debora, centrale di Rete 8 e poi delle varie redazioni esterne, L'Aquila, Teramo, Lanciano, eccetera. Allora, Filippo e il nostro Marco sono i due aquilani, loro ci stanno raccontando e ci hanno raccontato ovviamente tutte le vicende che sono capitate all'Aquila in questa annata terribile, lo continueranno a fare con la loro solita professionalità sotto la guida di Luca Di Giacomo Antonio che è il vostro coordinatore, è così? Sì, è iniziato tutto, mi ricordo la tua telefonata alle 4:30 di quella maledetta notte dopo avermi chiesto ovviamente come stavano i miei e tutto quanto, i miei familiari, mi ha detto se me la sentivo di raccontare quello che vedevo intorno. E lì è iniziato così, questi mesi molto strani anche dal punto di vista professionale, perché raccontare quello che tu vivi quotidianamente non è facile. Quello che uno ha imparato a livello professionale, è chiaro che mantenere l'oggettività non è facile.
Il mio augurio adesso è quello di poter raccontare una città che rinasce, una ricostruzione vera, che non è quella dei nastri che saranno tagliati tra qualche giorno, quelle sono case provvisorie, la città da ricostruire è un'altra, la città è fatta di relazioni sociali, cultura, convivialità, storia, e quella città sta ancora lì e ci vorrà molto tempo a ricostruirla. Se mi dai un minuto vorrei... No, un attimo solo, volevo dirti Filippo che hai raccontato su bene, noi molti hanno detto la loro sull'avvenimento, su quella nottata tragica, drammatica del terremoto, 3.32, la scossa terribile dell'Aquila, a proposito è stata un'altra oggi che insomma ha dato qualche preoccupazione. Sì, ma la gente è strada sì, comunque. Niente di che, dicevo quella notte famosa noi... alle 4:20 del mattino eravamo in onda, stavamo raccontando il terremoto, io sì, ti ho telefonato a te che tu eri in mezzo alla strada al buio, mi dicevi ciò con un cellulare che mi si sta scaricando, non so se possiamo continuare a fare un collegamento, e nel frattempo eravamo già in onda per raccontare questa tragedia. Dicevi? No, volevo raccontare un aneddoto, ho fatto un giro in Irpinia quest'estate, così. E Senerchio è un paese completamente distrutto dal sisma, qualche mese prima in una piazzetta c'era una panchina e c'erano due vecchietti e la signora dice al marito, Antò, ma quanto è grossa la luna? E lui ha risposto, ma almeno due giornate di buoi, cioè due giornate di aratura di bue. Il paese non è stato ricostruito identico perché era impossibile, però quella piazzetta l'hanno rifatta, hanno rimesso una panchina nella stessa posizione, hanno avuto il buon gusto di lasciare tutto aperto per consentire alle nuove generazioni di vedere quel panorama. Grazie Filippo. Allora io velocemente ringrazio Pamela per... Grazie. Sta terminando questa tua esperienza a Rete 8 che è stata... Bellissima. Fermiamoci qua, che hai detto bene. Lei è della Scuola di Giornalismo di Teramo, sarà con noi ancora qualche giorno, poi purtroppo ci deve salutare, tornerà magari per fare la giornalista in altre redazioni o anche nella nostra, vedremo più avanti. Anna Di Giorgio che è stato il volto, vieni Deborah, vieni un po' vicino, anche perché lei è stato il volto della televisione di qualche anno fa. Quattro anni fa. Adesso passi il testimone a Deborah. Eh sì, quindi le devo fare sicuramente tanti in bocca al lupo, Deborah, perché per me è stata una bella esperienza, il primo anno a Rete 8, poi insomma c'è stato questo cammino in salita. Lei si è trovata salita. Bene ed è rimasta, tu è quindi... Rimasta. Io spero di rimanere, sempre se qualcuno non mi licenzia prima, spero di rimanerci il più a lungo. Speriamo di no, infatti. Grazie. Tra l'altro ero stata eletta proprio qui, Pasquale. Cosa? Ero stata eletta qui, proprio in questo, su questo quindi, palco. Quindi insomma è un po' un ricordo. Bravo, bravissima. Allora, Marco ce l'ha il microfono, Marco... Com'è questo TG8? All'Aquila viene seguito? Voi che ci raccontate quella realtà, che riscontro avete? All'Aquila viene seguito soprattutto sulla costa e questo è favorevole in questo momento per tutti gli aquilani che si trovano a distanza sulla costa, soprattutto teramana, ma anche su quella pescarese e teatina. Ovviamente ringrazio anche Manuela Martella e gli altri del Teramano che faremo salire sul palco per altri programmi che concorrono a quello che è il nostro fiore all'occhiello giornaliero, cioè il TG8 che vi racconta tutto quello che succede in Abruzzo in tempo reale anche attraverso il sito web. Grazie a tutti, vi congedo, potete tornare ai vostri posti. Il TG8. La diamo per letta la sigla, va bene. Allora andiamo a un'altra rubrica che è molto particolare. Eccola qua, il TG8. Allora, la mattina, subito dopo la rassegna stampa, Deborah, c'è una rubrica particolare che è molto seguita. Seguitissima. Tu la segui? Certo. Di che rubrica stiamo parlando? Dell'oroscopo di Helios. L'oroscopo di Helios. Chiamiamo sul palco Helios col suo nome secolare. Paride Carafa, eccolo qua, Paride. Pa-
Paride, dovete sapere che si sveglia ogni mattina alle 6:30, deve raggiungere la nostra emittente e ci deve fare l'oroscopo. È un sacrificio. Assolutamente no. Sì. No. Un grande sacrificio. Ma che sono fa. Intelligenti, loro capiscono. Allora, oroscopo, perché è così seguito l'oroscopo? La gente perché è curiosa di sapere che cosa gli succederà in quella giornata? No, è un momento così, propizio per iniziare la giornata in maniera. Ma tu dici sempre bene a tutti, quindi ognuno si sveglia. No, penso, oh, no. Mi ha detto bene, no? Non è così. Vogliamo fare l'oroscopo, che so, a Rete 8, all'informazione. Che tipo di oroscopo può essere fatto? A lei, possiamo fare l'oroscopo a lei? Capricorno. Beh, insomma, sono finiti i tempi brutti, okay. Cominceranno quelli belli, anche se Plutone ti darà una maggiore sensibilità. Ecco. Okay. Diciamo che l'emotività ti coinvolgerà in maniera particolare. Ma Elios di che segno è? Leone. A lui è Leone. E i gemelli come vanno? Sì, io. Anche per i gemelli sono finiti i tempi brutti. Ah. Ma esattamente dal 20 di ottobre Saturno andrà via e non disturberà più i gemelli. Ma io non me ne ero accorto che stavo vivendo dei momenti brutti, però com'è? È grave. È grave, grave. E Castore e Polluce che non si interessano delle altre cose. C'è il sindaco di Pescara, Luigi Arboremasci, di che segno è? Vergine. È vergine. Non si esprime. Invece il vice sindaco? Acquario. Un bel periodo, un bellissimo periodo, anche se è stato tutto così improvviso, tante cose da fare in maniera veloce. L'acquario è molto veloce. Insomma, andiamo a... Sì, stringente. Quale segno deve preoccuparsi nel breve periodo? La bilancia. La bilancia. Chi è della bilancia si preoccupi, si dovrà preoccupare. Avvisato, bilancia avvisata. Grazie Elios per la tua simpatia e per la tua professionalità. Elios con l'oroscopo. Deborah, adesso ti dico il nome di un altro spettacolo, che è un programma, ma è anche uno spettacolo. My Generation. Che cos'è? Allora, mettete insieme un illuminato circolo culturale e una rock band di fama nazionale. Trasformate il circolo culturale in uno studio televisivo postmoderno e lasciate che siano Fabio Falcone e Ludovica Tessitore a trainare il programma musicale che sconvolge i canoni della musica vista in TV. Chiamiamo sul palco... Fabio Falcone. Fabio Falcone, ecco. È un applauso a loro, guarda. Alla Mama Band. Adoro questo stacchetto, ragazzi. Fabio, allora? Buonasera direttore, buonasera, ciao Deborah, ciao a tutti. Niente, prima di tutto se sono qui ringrazio Alice Lizza che l'anno scorso mi ha dato la possibilità di entrare in punta di piedi in questo mondo e quest'anno c'è questa occasione, questo My Generation. Di solito noi della differenza siamo abituati a portare fuori dall'Abruzzo, dalla nostra regione e anche fuori dall'Italia la nostra musica, quella anche della nostra regione. Questa volta invece invertiamo il tutto e portiamo nella nostra regione la musica nazionale e della nostra regione. È una produzione East Coast Records e Virtual Track per la regia del bravissimo, illuminato Mario Mansueto, al quale farei un grande applauso. Mario Mansueto. C'è la scenografia di Beppe Treccia Iavicoli, che lavora con MTV, All Music e tanti altri, sono a Milano. E poi c'è la differenza, e c'è Ludovica, che questa sera è al lavoro a Milano e non può essere qui con noi, ma che vedrete presto su questa rete. Senti, allora, io vogliamo dico, chiedergli qualcosa, sì. Quanto... Allora, uno degli scopi del vostro programma è quello anche di far conoscere quali sono i gruppi emergenti abruzzesi, in particolar modo. Esatto, quando abbiamo iniziato noi un po' di anni fa era così tanto difficile trovare degli spazi qui in Abruzzo.
Poi un po' grazie al Festival di Sanremo Noi, grazie anche a Arti Artisti che tutti quanti conosciamo, di fama nazionale ma abruzzesi, l'Abruzzo poco a poco ha iniziato a farsi strada, ok? E quindi anche noi vogliamo dare la possibilità a tutte le realtà locali della nostra regione, gli artisti, io ne conosco tanti personalmente, anzi vi invito tutti quanti a venire su My Generation, contattatemi, contattateci e portiamo la nostra musica nelle case degli abruzzesi. Quanto è importante, a proposito, fare musica in TV? Secondo me tanto, nelle reti nazionali viene dato poco spazio alla musica perché si dice che non fa audience. Io credo che se non si stimolano anche le famiglie, anche le signore a casa ad ascoltare la musica non esploderà mai. Poi oggi c'è la crisi del disco, non dilunghiamoci, direttore, però sì, è fondamentale. Quindi entriamo nelle case, facciamo un po' di rumore e noi della differenza traghetteremo i ragazzi abruzzesi in questa esperienza grazie a voi. Allora, loro sono e fanno la differenza, Fabio, Joe, Giacca, Mattia, Puma, eccoli, la differenza. Grazie, vi facciamo sentire il nostro nuovo singolo, andiamo a girare il videoclip di questa canzone, proprio martedì partiamo per Stoccolma, infatti ho qui la bandierina della Svezia, ci portiamo anche il nostro regista Mario Mansueto dietro con noi, lo vedrete tra poco in TV, questa si chiama Ieri, è snervante adesso. Si chiama Ieri, Oggi, Domani. Yeah.
Ciao a tutti, grazie. My Generation, il loro programma che andrà in onda su Rete 8 in questa stagione. E allora siamo arrivati a 1000 domande, una sola Europa, un altro programma. Allora, è un quiz televisivo organizzato dalla rete Europe Direct Abruzzo, riservato alle classi quarte degli istituti superiori abruzzesi. Giovani studenti della regione possono confrontarsi sulla conoscenza dell'Europa per vivere attivamente questa nuova cittadinanza. Sul palco Antonella Micolitti, eccola. Ciao Antonella. Eccola qui, Antonella, la conduttrice di questo programma che è stato organizzato dalla Europe Direct, dalle province di Chieti e di Pescara, dal comune di Roseto e dall'Arsa di Avezzano. Hai detto tutto tu, Pasquale, quindi posso andare. No, dobbiamo soltanto dire che è il secondo anno. Secondo anno, siamo alle fasi finali, ci siamo dovuti interrompere l'anno scorso naturalmente per il terremoto, perché alcune scuole che partecipano a questo gioco sono state colpite dal terremoto. Ricordiamo che 1000 domande in una sola Europa è un quiz sull'Unione Europea, perché l'Europa è una cosa seria, però ci si può anche giocare su, e quindi insieme ogni settimana impariamo di più sull'Unione Europea e sulle opportunità che riserva ad ognuno di noi. Vorrei solo ricordare la data di rinizio di questa fase finale di questa trasmissione dedicata agli istituti superiori dell'Abruzzo. La ripresa è il 22 ottobre, il giovedì alle 21, la finalissima il 26 novembre. Per concludere, poi vi lascio perché il tempo stringe, vorrei ricordare anche il motto dell'Europa, che è uniti nella diversità. Questo motto, di questo motto ce ne appropriamo anche noi abruzzesi, perché siamo stati uniti nella diversità e lo siamo ancora mai come adesso nel dopo terremoto. Dunque l'Abruzzo, cuore verde d'Europa, ma anche cuore grande d'Europa. Un applauso a tutti noi abruzzesi. Grazie. Possiamo congedarla. Grazie, grazie Antonella Micolitti, grazie. Con 1000 domande, una sola Europa. Ragazzo dell'Europa. Questo era il programma di Antonella. E abbiamo adesso un altro ospite, un ospite di riguardo. Di chi si tratta? Di Daniela Musini. Daniela Musini, eccola qua. Salve, buonasera. Buonasera, signora, buonasera. Buonasera. Prego, Daniela Musini, che io posso anche chiamare Eleonora, non lo so. No. Grazie, troppo buono. Beh, ormai insomma Gabriele ed ti Eleonora. Eleonora Duse, dai, diciamo. Ma Eleonora Duse è stata anche molto sfortunata in amore e io decisamente adesso non mi sento tale, quindi non abbiamo molte affinità dal punto di vista caratteriale. Però sto ripercorrendo con le dovute siderali distanze questo insomma, percorso. Sei stata rapita da D'Annunzio tu? Assolutamente sì, assolutamente sì. Come Eleonora, e lo sto portando in tutto il mondo, sto portando il nome di Pescara e dell'Abruzzo questa in tutto brava, il mondo. Pescara, Sì, insomma, ti sei calata ormai in questo ruolo, lo stai portando in giro per sì, il mondo, addirittura nel lontano Giappone. Sono stata a Kyoto, Istanbul, Colonia, Varsavia, Lione, dove ho recitato in francese, Minsk, San Pietroburgo e Cuba. Cuba. E adesso probabilmente prossima tappa? Beh, prossima tappa sarà una tappa molto importante, sarà Varsavia, perché nel prossimo mese di marzo saranno i 200 anni della nascita di Chopin. Io sono anche pianista, quindi porterò un concerto recital. E poi adesso sto facendo tradurre il mio ci sono delle interferenze scusi, stiamo seguendo lo spettacolo meno male. Allora Daniela Musini, sei anche un'amica di Rete 8? Assolutamente, è la mia TV preferita. Rete 8 a questo punto, questa è una bella battuta, c'è un applauso. Bravi,
questo è di pescare. Io adesso però una cosa te la devo chiedere. Dimmi. Tu ci devi fare un pezzo d'annunziano, qualcosa. Il cavallo di battaglia. Cavallo non posso. Di battaglia. Quella poesia, quella lirica amarga non la conosco. E affascina tutto il mondo. La pioggia nel pinetto. Gliela facciamo fare, Deborah, la pioggia. La canzone dei giovani. Signor, questo è Freni. Allora, la pioggia nel pinetto. Grazie. Daniela Musini, sì. Eccolo qua. Ma la lasciamo sola. Questo è pinetto. Qui ci vuole molta concentrazione. Capito? Sta calma, ma è una lirica di grande atmosfera. Ma a Roma non ha mai recitato? No, tu sei di Roma, non lo conosci. Taci! State zitto, vedi che sta adesso così. Sulle soglie del bosco. Che Cappuccetto Rosso? Non odo parole che dici umane. Oddio. Ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, per favore. Piove dalle nuvole sparse. Oddio. Piove sulle tamerici salmastre d'arsi. Piove dappertutto. Piove sui pini scagliosi d'irti. Madonna, che mal tempo. Piove sui mirti divini. Madonna, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti. Mamma mia. Sui cinepri folti di coccole aulenti. Mamma mia. E piove sui nostri volti silvani. Pura piove. Sulle nostre mani nude. San Silvestro, che tempo farà? Sui nostri vestimenti leggeri. Ma questo è Ermeteo del TG8. Sì. Sui freschi pensieri che l'anima schiude novella. Sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. Ermione. Oh, a proposito, Ermione che ti ho prestato, Ermione d'Euri che ti ho prestato. No. Odi, ascolta la signorina. No, quello lo devi ridare. La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dure varia nell'aria secondo le fronde più rade. Ehi, a me. Men rado. Mamma mia, padre. Ascolta. Risponde al pianto, il canto delle cicale. Cicale, proprio cicale del padre. Che il pianto australe non impaura. Nel ciel cinerino il pino ha un suono e il mirto altro suono e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita e immersi in ossiane nello spirito silvestre d'arborea vita vivente e il tuo volto ebro immolle come la pioggia e le tue chiome uliscono come le chiare ginestre. O creatura terrestre che hai nome Ermione. Ermione che ti ho prestato, ma vuoi dire? Ermione d'Euri che ti ascolta. Ascolta, lo vedo, non me lo scusto mai. Ascolta. Sono ricordato Ermione. L'accordo delle aeree cicale a poco più fa sotto il canto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale. Dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco s'allenta. Si spegne. Solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema. Ma quando finisce? Quando si spegne? Si spegne. Va a portare l'entrato, questo che... Non sode voce del mare. Or sode su tutta la fronda crosciare l'argente a pioggia che monda il croscio che varia nell'aria secondo la fronda più folta. Men folta. Ascolta. Oddio, però è una cosa tra... La figlia dell'aria è figlia di Iorio. Ma la figlia del limo, la rana lontana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove. Chissà dove. Piove. E piove. Madonna, si è allagata per scalo proprio. Piove. Piove. È 3 ore che piove. Sulle tue ciglia, Ermione. Ma non lasciati per quando piove. Piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Di piacere, capito? Non bianca, ma quasi fatta virente par da scorza tu esca e tutta la vita in noi fresca, ulente. Il cor nel petto è come pesca intatta. Tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti
e gli alveoli sono come mandorle acerbe. Quello corto che... E andiamo di fratta in fratta. Mo le capite. Ah, a me. Or congiunti. Dai, mo c'è a me. Or disciolti. Ne conosci uno sopra San Silvestri. E il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi chissà dove. Deve sapere tu. Chissà dove. Chissà dove. E piove. Sui nostri volti silvani piove, sulle nostre mani ignude. Come faceva a stare a San Silvestri che piove? Sui nostri vestimenti leggeri e sui freschi pensieri che l'anima schiude novella sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude. O Ermione. O Ermione. Ermione, ma vuoi ridarsi Ermione te? Non ce l'ho. Ma come ce l'hai? Ma come... Daniela Musini! Tu che c'ho qui a fare? Grazie! Ma vuoi ridarsi? Ma va a morire mazzato. A quei due diseredati che adesso chiamiamo sul palco. Assolutamente sì. Milo Vallone e Vincenzo Olivieri, eccoli qua. Hanno dissacrato un mito. E io mi sono prestata. È lei che si è prestata, Eleonora. Perdonaci Daniela, grazie. Perdoni Gabriele. Chiedono scusa ovviamente. Ciao Milo. Ciao. No, era difficilissimo non ridere, non lasciarsi coinvolgere dalla loro comicità. È difficile continuare a mantenere il ritmo, giustamente, della poesia e con questi che fanno da disturbatori. Carina l'idea, ma bravissima Daniela. Perché Daniela insomma, è bravissima. Grazie. Mantenere allora, la concentrazione io... non è facile. Ringrazio e saluto Daniela Musini con il grazie, vostro applauso. Grazie, 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 grazie Daniela. Grazie. E allora, eccoci qua, Vincenzo, Milo. Vi siete divertiti, eh? Sì, molto. Io devo dire che Daniela è fantastica, perché questa cosa è nata nel 2000, mi sembra. 2001. Sì, 2001. 8 anni fa. E poi stasera, siccome c'eravamo tutti e tre, abbiamo voluto riproporla. Va alla grande su YouTube, sì. Insomma. Olivier and Friends. Olivier and Friends, sì. E allora... E, vabbè, la pioggia del Pineto l'abbiamo ascoltato. Milo non, però non ce, ne voglia, non ce ne voglia Gabriele, che peraltro abbiamo frequentato con Daniela. Premetto, perché mi sembra corretto dirlo, tutta la prima parte della presentazione di Daniela non faceva parte dello sketch, è assolutamente vero. Daniela è ambasciatrice di Gabriele D'Annunzio nel mondo. Insieme sono una quindicina d'anni che frequentiamo questo poeta che rappresenta Pescara. L'abbiamo un po' rappresentato in tutte le salse, soprattutto il lato biografico di Gabriele D'Annunzio in teatro, insomma, via discorrendo. E io sono contento di essere qui, ovviamente perché ho collaborato molte volte con la vostra emittente ed è una delle poche realtà locali, perlomeno, ma questo diciamo in tutto il panorama nazionale, per quanto ne so, che dà una discreta attenzione al teatro, perché il teatro in televisione è una cosa che viene, se prima Fabio Falcone si lamentava un po' della presenza musicale nelle emittenti, figuriamoci quella del teatro che viene sempre un po' maltrattata. Rete 8 invece, insomma, abbiamo mandato in onda molti spettacoli, la collezione del premio Nobel Harold Pinter, Mille metri sottoterra dedicato alle vittime di Marcinelle col testo di Luca Pompei, e siamo stati insomma insieme anche per il premio Gassman, di cui sono ideatore e direttore artistico, che avete mandato in onda, vittima di Camera Smile, insomma vi ho frequentato molto. Fra l'altro un ricordo bellissimo di Emilio Alessandrini nella trentennale della sua scomparsa. E, insomma, ho frequentato la vostra emittente d'attore, di prosa, teatralmente parlando molto, e quindi di questo me ne ringrazio, perché è un rischio oggi rappresentare il teatro in televisione, ma l'ho affrontato e credo anche... Ma nel nostro piccolo vogliamo correre. Milo, ci fai qualcosa sì, prima di lasciarci? Sì, un piccolo saluto di 20 secondi del padrone di casa, perché io abbiamo celebrato... Tu ci lasci, sì. Ritorni. Non lo so, vediamo. Vediamo. Parli. Grazie Vincenzo Olivieri, a voi Milo Vallone. Abbiamo celebrato... maltrattandolo un po' Gabriele D'Annunzio, e adesso c'è il padrone di casa, siamo nel Teatro Flaiano, mi sembrava carino portare un piccolo saluto di Ennio Flaiano, un saluto che questo grande autore pescarese, anche lui, rivolge al mondo del teatro, per cui abbiamo qui nel Teatro Flaiano, parliamo di teatro in televisione, che sia un auspicio e un augurio, una piccola riflessione del nostro celeberrimo concittadino. Parla del teatro, appunto. Bisogna tornare ai fondali di carta, alle porte che non chiudono, al suggeritore sotto la cupola, alle luci della ribalta, alla sonaglieria della carrozza in arrivo. Bisogna vedere un pezzetto
sentimento di pompiere tra le quinte. Bisogna tornare all'aprirsi del sipario, mentre due camerieri spolverano i mobili e parlano dell'antefatto. Lasciate andare avanti il cinema, avido di cose reali. Il teatro deve essere falso e affascinante. Nel teatro si ritrovano i simboli delle cose perdute di vista. Thank you.
E loro sono la Mobetter Band. Grazie, grazie, grazie. Io cerco un microfono, se me lo dà la gentile signorina che è qui, perché vogliamo far parlare così brevemente, eccolo qua, il capo della banda. Vieni, buonasera. Deborah, puoi tenere il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Loro sono... Allora, loro sono una street band. Possiamo dire questa piccola curiosità. Street band perché? Mi fa piacere questa domanda perché così ho l'occasione di spiegare in Abruzzo cos'è la street band. Innanzitutto non siamo la banda, che è un equivoco nel quale in Abruzzo si cade ancora. Come vedete, della banda abbiamo conservato la mobilità, il fatto che siamo semoventi, fin troppo, come potete notare dal fiatone, e ci piaceva il fatto che si possa suonare per strada in mezzo alla gente. Dal jazz abbiamo rubato il concetto degli assoli, delle improvvisazioni. Dal funky abbiamo preso questo sound così bello pompato che sentite. E alla fine incasellare la Mobetter Band in una di queste caselle è impossibile. Noi siamo la Mobetter Band. Scusate se è poco. Allora, Fabrizio Leonetti della Mobetter Band, vi auguriamo buona fortuna per Grazie. I progetti futuri che avete. Sì, speriamo di riuscire finalmente a fare il nostro primo disco. Dovremmo cominciare il mese prossimo le registrazioni, tra l'altro nello studio del nostro Sergio Pomante, il Noise Lab, e anche un ingegnere del suono. E speriamo di fare questo primo disco, e questo è il nostro primo obiettivo. Il secondo obiettivo è di arrivare ai massimi livelli della musica, perché no, nazionale, e sfatare questo concetto che se nasci in provincia più di tanto in alto non puoi arrivare. Auguri, noi ci proviamo. Auguri alla Mobetter Band. Grazie ragazzi, grazie. La Mobetter Band. Grazie, 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 grazie. E allora, noi proseguiamo. Ci lasciano con la band. Grazie Mobetter Band, approfitto per, grazie anche degli applausi numerosi, vieni Bebole. Allora vogliamo approfittare per salutare e ringraziare i nostri operatori di ripresa di Rete 8, Andrea Berardinelli, Settimio Berardinelli, Gabriele Di Bonaventura, Vincenzo Guidotti, Diego Martelli, Claudio Senerchia, Antonio D'Ottavio, vedi quanti ne sono tantissimi. E adesso passiamo a un programma che dovrei conoscere. Non lo so se lo conosci, vediamo però un po'. Proviamo a dare un'indicazione sì. Anche ai nostri amici. Allora, è uno dei programmi cardine di Rete 8. Uno dei programmi principe dell'informazione giornalistica che si occupa in particolar modo di politica, cultura e attualità. Ma quanto sei brava! Proviamo ad indovinare chi è che conduce questo programma. Allora, Otto Volante, grazie, Otto Volante. Condotto dal nostro super direttore, allora, Pasquale anche, Pasilio. Allora, devi sapere, vado veloce, anche quest'anno ci sarà il giovedì sera, il venerdì sera, questa trasmissione, però quest'anno abbiamo parecchie novità. Allora, la prima novità è che questo programma lo sdoppieremo. Ci sarà una programmazione particolare di Otto Volante con un programma tutto nuovo che avrà un titolo diverso. Adesso ve lo faccio dire da una persona, se sale velocemente, così ce lo dice da Chitto. Mimmo D'Alessio, vuol salire un attimo? Gli diamo un microfono a Mimmo, veloce. E poi ci sarà un altro tranche di Otto Volante nel corso del mese, magari la prima puntata del mese, eccetera, che si occuperà di un'altra situazione. Cioè andremo a conoscere un personaggio e staremo con lui un'intera giornata.
sarà una specie di reality, bravo, adesso si dice così, no, la parola, il reality, seguiremo questa persona, non lo so, per esempio il sindaco sarà uno dei protagonisti, lui non lo sa, poi glielo chiederemo, andremo da lui la mattina e lo lasceremo la sera, vedremo durante tutta una giornata cosa fa un sindaco, cosa fa un presidente, che so, presidente della Confcommercio Allegrino, vedo qui tante altre personalità. Cercheremo di seguire personaggi che contano in un'intera giornata e vedremo che uscirà fuori. Reality, anche reality, questo. Reality. Invece, con Mimmo, grazie, Mimmo D'Alessio, ci occuperemo di una tranche di questa ottovolante con un programma tutto nuovo, inventato anche da Mimmo D'Alessio, insieme a Giampiero Di Domizio. Si chiama questo programma? I Paesi delle Meraviglie. Il Paese delle Meraviglie. Sì, è un programma di gola, gusto e buon gusto. Dopo tanti programmi di sport competitivo, un po' di palestra per rafforzare i muscoli delle mascelle. Credo ci vuole, bene. Come no? Ci mancherebbe. Andremo in giro per i paesi, cercheremo di entrare nelle cucine delle case, dei ristoranti, per raccontare un po' la storia, un po' il gusto e le tradizioni del nostro Abruzzo. Parleremo anche di territorio, un po' tutto quello che è collegato e legato al vivere quotidiano. Perfetto. E lo trasmetteremo questo nella prossima stagione. Adesso siamo in fase organizzativa, quindi non c'è ancora una sigla perché avevamo ancora in embrione tutto. Grazie a Mimmo D'Alessio. Grazie. E allora io dico ad Andrea Di Fabio, prima di andare su quello che la scaletta prevede, di fare una piccola variazione, facciamo una sorpresa, quel filmato che D'Andrea Di Fabio sa di dover mandare, un filmato perché vogliamo chiamare sul palco a tradimento una persona che non so adesso se è qui nei pressi perché non se lo aspetta, io voglio chiamare sul palco Giuseppe Caporale. Me lo cercate se non c'è, perché così nel frattempo Andrea mette mano alla nostra regia, eccola qua, e ci fa vedere una pubblicazione. Questa pubblicazione è un libro, è uscito lunedì, credo, si chiama L'Aquila non è Kabul. Giuseppe Caporale, eccolo qua. Vabbè, collega giornalista di Repubblica, ma è il rappresentante del consiglio di amministrazione della emittente Rete 8 e Telemare. Eccolo qua, Giuseppe. Insomma, abbiamo fatto vedere questo libro, non lo sapevi che facevamo questa cosa. È vero, non lo sapeva. Se si potesse sentire l'audio, che poi è di Cristian, la voce è di Cristian Ianzante. Mi dispiace, abbiamo il formato muto. No, non era previsto, lo sentiamo in televisione l'audio. Colgo di Cristian. L'occasione per ringraziare Cristian per questa iniziativa, che poi è un'iniziativa benefica, perché ho devoluto i diritti del libro alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Aquila, quindi ringrazio Cristian, ringrazio Milo Vallone che sarà presente il 6 ottobre quando presenteremo il libro all'Aquila. E, insomma, è il racconto di un'esperienza, i miei 200 giorni all'Aquila, 200 giorni difficili, 200 giorni non da terremotato, ma da giornalista e quindi da intruso in una tragedia collettiva. Ho cercato di raccontare una tragedia collettiva partendo dalla mia storia. E diciamo che la prefazione di Carlo Bonini di Attilio Bolzoni, sì, sono due giornalisti di Repubblica, illustrissimi colleghi di Repubblica che mi hanno un po' allevato professionalmente, mi allevano tuttora immeritatamente, penso insomma che ho molto da imparare da loro. Com'è il primo libro in genere? È una stranissima sensazione, non so se ce ne sarà un secondo, anche se la casa editrice lo vorrebbe, però credo che questo libro lo dovevo a questa storia, a me stesso. Grazie, allora grazie Giuseppe Caporale al suo libro L'Aquila non è Kabul, cronaca di una tragedia annunciata nelle edicole da lunedì. E allora ricontinuiamo con la nostra programmazione, siamo arrivati a un programma, anche questo molto seguito, molto interessante, Medicina Facile. È un programma storico dell'emittente che cerca di rendere una scienza così complessa alla portata di tutti. Ogni settimana viene trattato un tema con l'ausilio di uno specialista presente in studio accanto al conduttore Paolo Castignani, che invitiamo a salire sul palco. Eccolo qui, Paolo Castignani.
ma gliela daranno honoris causa tra breve, credo, vero? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ho avuto questa notizia. No, non credo proprio. Intanto, buonasera a tutti, buonasera a questo splendido pubblico dell'auditorium Flaiano di Pescara. Che sta resistendo. Che sta resistendo nonostante il caldo. E buonasera a tutti i telespettatori da casa. Io confesso la mia emozione e anche il mio imbarazzo perché... non indosso la cravatta, non mi sono portato una clip, non so cantare, non so ballare, non so recitare, che ci faccio su questo palco? Però parlare di medicina... Posso provare a parlare di medicina facile con molta emozione. Come nasce questo programma? Questo programma nasce dall'intuizione di una sorta di redazione scientifica che ha tanta pazienza con me perché... con me sceglie gli argomenti e gli ospiti da invitare e quindi io ringrazio questa redazione scientifica e ringrazio una collega in particolare che per 5 anni, quello che sta per partire il 6° anno, il 6° ciclo di medicina facile, una collega che è una testa di ponte, io le ho dato qualsiasi argomento anche scabroso da affrontare e l'ha affrontato sempre con grande tenacia ed è Antonella Micolitti che avete visto prima sul palco e farei ad Antonella veramente un grande applauso perché Antonella con le sue schede ma soprattutto con i suoi sondaggi riesce sempre a far capire qual è lo spaccato della nostra società abruzzese in rapporto a tematiche difficili che noi affrontiamo. Un'altra cosa che se ho 2 minuti mi preme dire... Uno, dai. Allora ringrazio Antonella e ringrazio tutto lo staff tecnico che lavora a questa trasmissione, registi, messinondisti e operatori di ripresa, questi ultimi delle volte sono stati costretti dal sottoscritto a entrare in sala operatoria, a girare delle immagini dall'impatto emotivo non semplice e quindi sono stati bravissimi e li ringrazio. Poi ringrazio tutti i telespettatori che ci seguono con grande affetto, con grande passione. Io ricevo decine di mail, decine di telefonate, tanta gente che chiede di affrontare problematiche. Avrei tanti aneddoti da raccontarvi, non ho tempo, uno solo, Pasquale, ti prego di farmelo raccontare perché è una piccola soddisfazione. Una volta ho ricevuto la telefonata di una signora da Termoli che aveva visto una puntata di Medicina Facile e mi chiedeva di poter contattare un ospite. Io non faccio nomi e non vi dico neanche che patologia avevamo trattato in quella situazione. Qualche mese dopo questa signora mi ha telefonato, mi ha ringraziato, mi ha fatto piangere, mi ha spaccato il cuore perché grazie alla trasmissione Medicina Facile era riuscita a curare suo figlio. Grazie. Grazie Paolo, grazie al programma Medicina Facile. Complimenti, grazie, grazie Paolo. Allora andiamo adesso velocemente ad un altro programma mentre vediamo la sigla che scorre per Medicina Facile. Abbiamo un altro programma nuovo che la nostra emittente sta preparando, sta predisponendo. Si tratta di un programma che condurrà la qui presente Deborah Terenzi. Si tratta di Abruzzo che lavora. Io non ne so niente, di che si tratta? Allora, è un format, un nuovo format di Rete 8 che si occupa del mondo del lavoro e in particolar modo rivolge l'attenzione a quelle imprese innovative presenti nel territorio abruzzese. E il mio compito sarà semplicemente quello di condurlo e con la preziosissima collaborazione della redazione del TG8 far conoscere questa realtà ai nostri telespettatori. Complimenti, un compito difficile ti aspetta. Difficilissimo, ma molto interessante. Va bene, vedremo su questi schermi Abruzzo che lavora. Andiamo, c'è la sigla già. Ma a proposito di questo, io devo ringraziare l'ideatrice di questo progetto, che è una ragazza che fa parte sempre della nostra squadra, che è Chiara Morelli. Chiara Morelli, che ringraziamo anche per l'organizzazione di questa serata, che ha contribuito notevolmente. Allora, mentre vediamo alle nostre spalle la sigla di Abruzzo che lavora, passiamo avanti per presentarvi un altro programma. Io chiedo scusa anche alla nostra regia, stiamo cercando di andare veloce. Presentiamo adesso
un programma, anche questo, che si occupa di spettacolo, di giovani, del di mondo sere, della notte. Di, no, mondo della notte. Si chiama? Weekend e dintorni. Weekend e dintorni. E facciamo salire sul palco Silvia Di Silvio e Salvatore D'Amore. Allora, Silvia Di Silvio va bene, ma Salvatore D'Amore lo vedi è improbabile. È un po' trasformato. Lo vedi improbabile. Non vabbè. Credo ci sia. Alessandra Di Battista, la mia collega di Bagordi Notturni, come di Weekend allora, e dintorni. Weekend, e parliamo dintorni. Un attimo, dai, Weekend e dintorni. Parli tu Silvia. Parlo io dicendo, mi fa piacere dire che Weekend e dintorni è forse uno dei programmi più longevi della televisione, perché sono 14 anni che mantiene... Devo dire gli ascolti per quello che è l'intrattenimento notturno, che tra l'altro dimostra anche quelle che sono le variazioni nella moda, nei costumi, nelle abitudini, nelle consuetudini. Questa è una cosa molto importante. E quindi dimostriamo che intrattenimento non è soltanto notte, ma è tutto ciò che riesca a colpire l'attenzione delle persone. Quindi molto spesso ci etichettano come quelli della notte. Sfato questo mito perché non è così. Intrattenimento è diventato anche qualcosa di giorno. Siamo noi quelle che forse fanno un po' gossip, perché i personaggi del giorno poi si ritrovano anche la notte, si ritrovano in una veste un po' anticonvenzionale. Siamo contenti di farli vedere, forse nel loro modo un pochettino più puro di essere. Ecco, quindi insomma. Weekend e dintorni, ed è sempre nelle dintorni, fate attenzione. Direttore, ma nella notte? Nella notte, ma... La notte voi non dormite mai? E non dormiamo mai, neanche di giorno. Neanche proprio. Di giorno. È perché elaboriamo il giorno quello che facciamo poi di notte. Quest'anno cosa ci propone Weekend dintorni? Qualche tante novità? Cose. Le novità sono sempre, diciamo che comunque giriamo dall'Emilia Romagna a tutta la Riviera Adriatica, in tour con diverse aziende molto grandi che ci conducono anche all'estero, questo è molto importante per una comparazione dell'intrattenimento e in più intrattenimento dal punto di vista fieristico, perché le fiere sono diventate degli eventi molto importanti da rappresentare anche per potersi confrontare con altre realtà. Questo tipo di programma, cioè Weekend, anche Glamour, eccetera, no? Che sono programmi di questo genere un po' particolare, siamo stati un po' gli antesignani qui in Abruzzo, è vero? Diciamo che insieme, sono fiera di dirlo, insieme a Match Music, Weekend e dintorni è stato uno dei primi programmi a varcare la soglia della nightlife. Abbiamo inventato il format. Come il format, bellissimo questo termine di marketing televisivo, oserei dire che... Sono fiera di questo, sono fiera di esprimere in locuzioni quali bella gente, bella musica, bella situazione, quello che è un contesto come questo. Direttore, che cosa direbbe di questa serata? Silvia, basta. Siamo a mezzanotte e ma quando sette comincia, minuti. Posso chiudere ultima in una maniera cosa, da Weekend e dintorni? Alessandro, un'ottima collega, ha creato un tormentone quest'estate, che è perché Weekend e dintorni gira con voi. Eccoci e qua. L'occhio della telecamera grazie, ingrandisce la vita. Weekend e dintorni. Nessuno passa inosservato. In onda sulle migliori emittenti regionali. Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Lazio, Umbria, Emilia Romagna. Sul digitale terrestre e su Sky. Weekend e dintorni Television. Mai sentito? Chi non si è mai visto, non si è mai divertito. www.weekendedintorni.it. E allora, adesso abbiamo un personaggio. Io lo vedo già. Lo vedi già? Quasi un po'. Come si chiama? Federico Perrotta. Federico Perrotta. Federico, che vuoi fare tu? Io da Federico Perrotta, 31 anni, chi di scalo, voglio fare il ballerino. Che può fa? Il? So fa l'evoluzione della danza, la storia della danza in un minuto e mezzo. Il ballerino. Sì, io faccio parte di un corpo di ballo. Diceva una... Ma che può fa tu? La danza, la storia della danza. Posso fare Federico Perrotta? Federico Perrotta? 31 anni, faccio 31. La storia della danza in un minuto e mezzo. Facciamolo fare. Posso Ciao. Fare? Posso Ciao. Prendere il microfono, direttore? Grazie. L'evoluzione della danza. Young man, there's no need to feel down. I said, young man,
Federico Perrotta, grazie. La giacca sta lì se la vuoi, volevi il microfono. Allora Federico, eccolo qua, grossi applausi per te, vedo, già lo devo reggere, sì, lo so, appoggio di qua. Allora, volevo dire a mia nonna che può andare a dormire adesso, perché mi ha aspettato che andava in televisione, gli ho detto alle 9:30, diciamo che... nonna, ce l'ho fatta, sono qua. Allora, Federico ha condotto Camera Smile per la stagione scorsa. Ti sono piaciuto? Tantissimo. Usciamo? No. Deve rimanere ancora qui. Nuovo volto? Sì. Bella, sei vecchia. Ah, di già. No, non puoi, perché dovresti uscire con chi fa parte di questa famiglia, giusto Luca, giusto ragazzi? Sì. Le signore. Ah, signora, come sì? Signora. Ma sei fidanzata? Sì. Vabbè, ma perché le prendiamo fidanzate? Tu non sei geloso però. No, volevo dire che, e vi lascio perché è anche arrivato l'ora, io non sono capace come Enrico cercare di parlare in questa maniera, bravo, così siamo una radio che parla così, che non si ferma mai un minuto. Allora, volevo salutare e scusarmi con mia mamma per i pantaloni, ma sono gli unici che ho trovato, e volevo dire che stiamo facendo un esperimento che addirittura, se vorrà, manderemo in onda anche su Rete 8, si chiama Mi piace se ti muovi, tutti possono ballare, grazie, sì, al comune di Pescara, al vice sindaco, al sindaco che ci ha dato l'opportunità, sabato 26, quindi dopodomani, cioè ormai è domani, perché oggi è già venerdì, quindi sabato 26 alle 16:30 in Piazza Salotto, tutti possono ballare e faremo il tributo a Michael Jackson, vi faccio vedere come si fa, semplicissimo, neanche 5 secondi, chiedo scusa, il pubblico in piedi, da fermi, in piedi, come fate parte delle sedie ormai, vedi? In piedi, guarda il signore laggiù, no, mi sto tanto a divertire, guardi. Allora, vi faccio vedere cosa si fa, questo accadrà in Piazza Salotto sabato 26, dopodomani alle 16, venite, attenzione, fate così, non facciamo Michael Jackson e Padre Swayze, ma faremo semplicemente una mossa così, guarda, proviamo, oh, oh! Dovreste farlo con me, proviamo, attenzione, 1, 2, 3, così, dico 1, 2, 3, sì, da quella parte, di là, e dopo tutti quanti, vai così, ah, anche il sindaco deve fare, vai, signori, questo è quello che accadrà sabato in Piazza Salotto, ore 16, mi piace se ti muovi, un format, e se sarà carino mi fidanzerò con Debora. Bravo, Federico Perrotta. Federico, io ti saluto, tanto a vista l'orario è in diretta, nessuno può tagliare. 166, chiamami. Nessuno può tagliare, vero? Toglietegli il microfono. Toglietegli il microfono, grazie. Federico Perrotta, approfitto di questo momento per ringraziare la messa in onda e la regia di Rete 8 con Sandro Cascella, Roberto Cherchi, Dino D'Angelo, Camillo Ortense, Massimo Pacilio, Francesco Specchiulli, sono i nostri tecnici della regia e della messa in onda. Siamo arrivati al sabato, c'è ancora la domenica. Ma ci siamo quasi. Al sabato. Il sabato che cosa c'è? Primo pomeriggio? L'anticipo di eccellenza. L'anticipo delle partite di eccellenza. Ogni settimana viene trasmesso un incontro di calcio del campionato di eccellenza per vivere in diretta le fasi delle più importanti sfide abruzzesi. In collaborazione con l'emittente Teleponte inizia il fine settimana sportivo di Rete 8. E chiamiamo sul palco Patrizio Visentin, collega della emittente Teleponte. Arriva invece Tiziano Coscia che fa la telecronaca dell'anticipo di eccellenza insieme a Visentin, c'è Tiziano Coccia che è il telecronista e c'è anche, non ci facciamo mancare niente, grazie di Dio, che fa buonasera. Il poco campo, no, ma noi chiamiamo il nostro Tiziano Coccia, eccolo non qua. Non c'è Patrizio Visentin. Ce lo saluti. Allora, l'anticipo di eccellenza, sì, l'anticipo di eccellenza su Rete 8. Su Rete 8 dalle 14:45, anche su Teleponte, anche sul circuito di Sky 909. Sì, questo da ormai siamo arrivati alla terza giornata, poi sabato saremo in collegamento da Castel di Sangro.
Quali sono le squadre d'eccellenza, quelle più famose? Beh, sicuramente il Teramo. Poi? C'è il Teramo, Castel, c'è appunto il Castel di Sangro, c'è il Notaresco, c'è il Francavilla, Sulmona. Insomma, ecco, ci sono squadre importanti. Sì, tante formazioni importanti della nostra regione. Che noi seguiamo in diretta. Noi le seguiremo in diretta tutti sabato, sì, dalle 14.45. Perché noi, d'accordo, lo spieghiamo ai telespettatori, d'accordo con la federazione, sì, c'è un'esclusiva appunto, c'è un anticipo del sabato e poi la trasmissione sull'eccellenza che c'è la domenica sera, non so. Poi c'è il conduttore qui, ho visto. Perfetto. Allora, grazie a Tiziano Coccia, grazie. E grazie di Dio ed anche a Visentin. E allora andiamo avanti. Stiamo vedendo la sigla. Beh, abbiamo intravista, io direi di passare avanti e andare a Dentro la Notizia. Chiamiamo Barbara Orsini sul palco. Che cos'è? Barbara Orsini che si è infortunata proprio oggi. Io sono l'indice d'ascolto, dito. Direttore. Hai parlato con Castignani, Medicina Facile. Medicina Facile, l'indice d'ascolto, sono la sintesi. Allora, Dentro la Notizia, ci dici che cos'è? Non l'ho fatto dire a lei, l'ho fatto dire a te. Sì, è una mezz'ora in cui riassumiamo tutto ciò che è accaduto a livello giornalistico, questo è chiaro, durante la settimana. Va in onda il sabato, sono tutti contributi filmati in cui appunto ripercorriamo la settimana giornalistica. Lo facciamo occupandoci di sport, di cronaca, di politica, di attualità, ed è un format che sta andando molto bene, tant'è che non l'abbiamo interrotto neanche durante le ferie. Neanche durante l'estate. E ovviamente partecipa a questo progetto tutta la redazione. Assolutamente sì. Sei salita tu in rappresentanza degli altri. Di tutti gli altri, che ringraziamo. E dobbiamo anche dire una cosa che non abbiamo detto. Quest'estate noi anche per la prima volta, anche nel mese di agosto, abbiamo trasmesso la rassegna stampa. Gli altri anni ci eravamo riposati un po', quest'anno no. Assolutamente. D'altronde c'erano delle situazioni in atto che dovevamo seguire, quindi non ci siamo fermati neanche ad agosto. È stato un onore per noi continuare a lavorare sempre. Il dito funziona ancora? Funziona, domani posso lavorare, grazie. Direttore. Barbara Orsini, grazie per Dentro la Notizia. Ed è il momento di un'altra trasmissione storica di Telemare, ma che è su Rete 8 anche in questa stagione, come lo è stata nella scorsa stagione televisiva. Sto parlando de Lo Specchio. Diciamo brevemente che cos'è. Non è il solito talk show, ma un gradevole contenitore di informazione, cultura e argomenti di servizio. Ogni trasmissione ha un tema definito, solitamente di attualità, e gli ospiti del programma portano il loro contributo alla discussione. Chiamo sul palco il collega direttore Lorenzo Labbarile. Eccoci qua. Intanto buonasera a tutti, anche ai telespettatori a casa. Lo specchio è un settimanale di attualità, politica, cultura, spettacolo. Io dico più cultura, più spettacolo, meno politica, anche se la politica poi interviene in tutti i fatti della vita, quindi tutto è politica. Tutto è politica alla fine. Quindi questa è la trasmissione, anzi colgo l'occasione, visto che l'avete citata molte volte, di ringraziare Grazia di Dio, a parte il bisticcio, perché è stata mia partner l'anno scorso. È stata per tutto, grazie. Sta per tutto, sì. Però è cresciuta molto, lo dobbiamo dire, è cresciuta molto, è stata gradevole compagna in questa trasmissione, la ringrazio particolarmente, anche perché poi ha realizzato molti servizi esterni che hanno dato certamente un contributo importante allo specchio. Insomma, anche quest'anno ci siamo. Ci siamo anche quest'anno, speriamo di avere lo stesso successo dell'anno scorso. Grazie a tutti, grazie a Pasquale Pacilio e grazie all'altra collega. Allora, e ringraziamo allora il collega Lorenzo Labbarile. Arrivederci. Per Lo Specchio, grazie Renzo. E allora andiamo subito, vedo che la regia ci fa cenno di andare veloci. Siamo a
il calcio a 5 stelle. Che significa 5 stelle? A 5 stelle perché parliamo di calcio a 5. Infatti il programma si conferma come un programma di consolidato gradimento per uno sport vissuto in modo sempre più intenso. Chiamiamo sul palco il conduttore del calcio 5 stelle, Sergio Zappalorto. Ecco qui il prof Sergio, il professor Sergio, al programma partecipa anche Mila Cantagallo. Sicuramente che saluto e ringrazio in anticipo e in posticipo, visto che già l'anno scorso abbiamo avuto insieme questa esperienza. Saluto i sopravvissuti. E... no, dice data l'ora, però vabbè. Qualcuno non c'è più, in tutti i sensi. E... poi c'è un particolare, Pasquale. Sì. Sarà il cognome Zappalorto agricolo e sarà la Z, sono stato sempre l'ultimo anche in ordine alfabetico quando un c'era destino, un appello, quando c'era un concorso da Cristian Ianzante che si è fatto una bella risata. Una bella risata. Allora ti chiedo sin da ora pubblicamente, il prossimo anno mi metterai alle 6 del lunedì mattina. Partiamo dal sabato. Sarò il primo, oppure farei partire dal sabato. Partiamo dal sabato. Non ne possiamo più. Allora, velocemente, intanto, visto che c'è Deborah, non posso esimermi dal ricordare, chiudo la parentesi per un attimo del calcio 5 stelle, che ero conduttore l'anno scorso di volley, sempre volley, fortissimamente volley, parodiando... naturalmente un grande poeta Alfieri, e Deborah è stata ospite della mia trasmissione quando non era nessuno per Rete 8, giusto Deborah? Era un atleta. Eri un atleta, abbiamo visto dalle immagini in partenza, quindi anticipo, e Caporale non mi può dire di no perché così è pubblica la cosa, che a gennaio partirà, anzi ripartirà la seconda edizione. Ormai l'ho inchiodato, non mi può dire di no. E calcio bellissimo. 5 stelle, saluto gli ospiti e gli amici della pallavolo e del calcio 5 stelle, particolarmente la Ponzio che ha seguito fedelmente fino alla fine, se ce ne sono altri li saluto, e poi niente, avete detto tutto voi, il calcio 5 stelle, perché questa trasmissione è giunta al quarto anno, sarà l'edizione che partirà il 10 ottobre prossimo, ha avuto sempre grande successo per una disciplina molto specialistica ma in evoluzione. Grazie Sergio Zappalorto, grazie, grazie, grazie. Noi andiamo veloci perché vi facciamo adesso... entriamo in un putpurri di trasmissioni, perché sapete che le redazioni esterne producono anche delle trasmissioni, diciamo, autonome, no? Che sono Bestina News, Itinerari, Abruzzo Village e 99. Quattro programmi, quindi. Per Bestina News chiamiamo sul palco Antonio Recanati, Gaetano Tereo. Per Itinerari chiamiamo sul palco Roberto Pulimanti e Anna Corradetti. Per Abruzzo Village chiamiamo Manuela Martella. Per 99 chiamiamo sul palco Luca Di Giacomo Antonio. Venite tutti, facciamo una bella giornata. Allora, Luca, ciao. Allora, loro sono di Bestina News, venite un po' più avanti. Io dico affettuosamente, sono i cugini di campagna. Loro rappresentano l'area Vestina, quindi ci danno il materiale per il nostro telegiornale, ma anche per gli speciali da queste località della zona Vestina, e fanno questo programma che è Bestina News. Chi c'ha il microfono? Diamo il microfono al... nostro giornalista, che insieme a Gaetano producono questo format. Allora, Recanati. Sì, siamo con Rete 8 da circa 3 anni più o meno, facciamo questo programma e principalmente ci occupiamo, come dire, delle cose dell'area Vestina, non disdegnando olio, vino, eccetera, eccetera. Roba agricola anche. Quello quindi che è un format che anche quest'anno avremo sulla nostra emittente, e io vi ringrazio per questo. Lui è un grande operatore di ripresa, da oltre 30 anni, insomma. Lo conosciamo da 30 anni, Gaetano Tereo. C'è da dire che non facciamo un giorno di ferie, il nostro programma va sempre in onda. Va sempre in onda come Rete 8 del resto. Da questa parte invece c'è Luca Di Giacomo Antonio, che rappresenta la redazione
dell'Aquila, lui è il coordinatore della redazione, e fanno un programma loro, oltre a collaborare al nostro telegiornale, fanno un programma che si chiama 99. Sì, che... buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Dall'Aquila il numero è il 99, noi prepariamo questo programma, è un approfondimento, è il terzo anno, siamo molto contenti che sia il direttore che la proprietà abbiano continuate a credere nel nostro programma, un approfondimento importante per la città perché ci consente appunto di entrare nella notizia, cosa che con il TG8 non riusciamo a fare, mentre con il magazine riusciamo bene è un approfondimento all'interno di tutti gli argomenti. In questo periodo l'argomento principe è il terremoto, il sisma, infatti noi scappiamo immediatamente dopo la trasmissione all'Aquila perché sappiamo che molta gente sta dormendo fuori, cerchiamo di capire perché. Per la situazione di questa sera. Io devo ringraziare tutta la redazione dell'Aquila, l'ho fatto prima con i tuoi collaboratori che sono saliti qua, perché Luca è il responsabile della redazione. Noi abbiamo rinforzata la redazione in qualche modo da gennaio, da quando è successo l'evento, perché stiamo seguendolo molto più da vicino, sia la vicenda del terremoto ma sia tutte le vicende che succedono all'Aquila e provincia, e vi ringrazio per questo. Va bene? Grazie a voi. Grazie a Luca. Allora passiamo dall'altra parte. Che volevi dire? No, volevo dire che c'è Marco Prosperini, collaboratore Marco da Prosperini, Sulmone. Il nostro valido collaboratore da Sulmone, grazie Marco. Poi c'è Manuela Martelle, che è la nostra colonna della redazione di Teramo. Manuela non l'ho chiamata prima per il telegiornale, proprio per farla parlare di questo format che è Abruzzo Village. Sì, Abruzzo Village, che ci permette di avere appunto uno sguardo più attento su ciò che accade nella provincia di Teramo. Tutto qui? Va non bene vuoi dire così. Altro? Va a bene Teramo così. Sono contenti? Saranno contenti, vista l'ora, va bene così. Ho citato qualcuno della redazione, vuoi citarne qualcun altro? Che sì, mi sono... i miei tecnici che sono Marilena Faragalli e Pierpaolo... L'avevo detto prima io, grazie a tutti voi. Grazie. Eccolo qua, allora invece lui c'ha il microfono anche, Pulimanti, Roberto Pulimanti, lui invece si occupa della zona di Giulianova, giusto? Giulianova. Sì. Come vedete noi copriamo capillarmente tutto l'Abruzzo e Roberto Pulimanti produce anche un programma che si chiama Itinerari. Di solito sono sempre dietro la telecamera, quindi questa sera ringrazio tutto lo staff di Rete 8 che mi dà questa possibilità. Noi siamo arrivati alla 573esima puntata, quindi sono più di 10 anni di attività per tutta la provincia di Teramo. Insomma, per 500 girate intorno a Giulianova? No, tutta la provincia di Teramo, quindi la costa Val Vibrata è un territorio vasto, molto ampio. Allora, grazie anche a Roberto Pulimanti per il suo lavoro, come ringrazio tutti gli altri. Io vi chiedo scusa ma andiamo velocissimamente. Grazie allora ai format che ci arrivano dalle nostre redazioni esterne. E adesso andiamo alla domenica. La domenica, il programma di punta della domenica di Rete 8 è? La domenica sportiva. E alla domenica sportiva chi c'è? E ci sono io, insieme al mio compagno di avventura Enrico, che abbiamo visto Enrico Giancarli, che per la gioia di Federico Perotto lo lasciamo stare. Non lo facciamo risalire. No. Allora c'è Giancarli insieme a te insieme per la domenica sportiva. Sì, avete piacere. Già fatto due puntate. Siamo già andati in onda con due puntate, io ho il piacere e l'onore di presentare questo programma, che come hai detto tu è uno dei programmi cardine dello sport di Rete 8, cardine perché si ha la possibilità la domenica sera di rivedere con delle sintesi filmate, con delle interviste e dei servizi, tutto quello che è successo nella domenica agonistica. C'è calcio, tanto calcio, che lascia spazio anche agli altri sport, quali la pallavolo, il basket, il rugby e tanti altri. Bene, grazie. Thank you.
Allora, grazie alla Mobetter Band, grazie. Ultima loro esibizione, ti salutiamo. Deborah, andiamo velocemente perché siamo alla fine quasi. Siamo, no? Alla fine, sì. Allora, ringraziamo i tecnici dell'alta frequenza, Roberto Ruggeri, Paolo Sabella, Silvio Campolese, e poi dobbiamo fare un saluto grandissimo al nostro regista di questa sera, Andrea Di Fabio, che è anche un tecnico della grafica pubblicitaria della nostra emittente. Grazie ad Andrea Di Fabio, e un ringraziamento, vorrei un applauso per, se ce la fate ancora, ad Elio Ferzetti, il nostro direttore tecnico. E allora, domenica, siamo a domenica e c'è una novità. La domenica adesso trasmetteremo, noi tutti i giorni trasmettiamo un intervento di Padre Guglielmo. Sapete, subito dopo la rassegna stampa la mattina c'è l'intervento con il programma Emmaus, questo è il nome del programma di Padre Guglielmo. Da due domeniche stiamo trasmettendo la mattina della domenica alle 10 la Santa Messa dalla Basilica della Madonna dei Sette Dolori, la Santa Messa di Padre Guglielmo, tutte le domeniche alle 10 su Rete 8, se volete seguire, anche diamo anche questo servizio, come vedete. E dopo aver salutato anche Padre Guglielmo Alimonti per averci concesso questo onore, andiamo avanti con il programma clou della domenica della pomeriggio, domenica. Che è? Linea Sport. Che cos'è Linea Sport? Linea Sport è un programma che permette di seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti dei risultati dei campi abruzzesi. Alle fasi dedicate allo sport si alternano piacevoli momenti di spettacolo. E allora chiamiamo sul palco Marco Tontodonati, Matteo Veleno, Paolo Sinibaldi, Anna Orfeo, Valentina Bianco. Allora, eccoli qua, loro sono quelli di Linea Sport che la domenica pomeriggio ci fanno compagnia con i risultati di calcio, i collegamenti dai campi. Dal sacro al profano, dopo Padre Guglielmo arriviamo noi. E vi ha dato la benedizione, dovrete essere grati di ciò, o no? Assolutamente sì. Allora, Paolo? Tutto bene, abbiamo cominciato da poco, da qualche settimana, quindi stiamo carburando. D'altronde le nostre trasmissioni sono come il campionato, quando cominciano noi ci impegniamo come si impegna il calciatore fino alla fine della stagione. Quindi ci date dentro. Siamo tosti. Siamo tosti. Per quanto riguarda... Segnaliamo la novità di quest'anno, i diritti di Studio Stadio, quindi bravo, daremo la possibilità a tutti gli amici a casa, in chiaro, di guardare i collegamenti dall'interno dello Stadio Adriatico di Pescara. Matteo che dice invece? Anzi, dallo Stadio Cornacchia. Matteo non dice mai niente, lui è di poche parole. Ma neanche il microfono. Lui fa così. Sì, fa il regista. Invece la nostra... gli date un microfono anche Valentina. Buonasera a tutti. Ciao, allora... Volevo ringraziare tantissimo Paolo Sinibaglio e Marco Tantolonati perché mi hanno permesso di intraprendere anche Matteo Veleno. Non dire tutte le nostre promesse. Non, diciamo. Non dirle tutte. Quest'anno però ci avete la concorrenza delle partite esterne del Pescara sul digitale terrestre di Telemaria. Ma a noi fa piacere perché siamo in casa. Siamo della stessa famiglia. Siamo cugini. Chi vince il campionato? No, non si dice assolutamente. Si dice. Chi assolutamente perde il campionato? Sicuramente non il Pescara. Una cosa è sicura, che siccome a Linea Sport ci sono tanti milanisti, quindi magari insomma noi facciamo il tifo un po'. Però non si dice per le squadre abruzzesi. Non è chiaro. Loro fanno risultati di calcio, intrattenimento ovviamente con Paolo. Noi proviamo a sorridere anche sul calcio, cosa perfetto, che non fanno tutti quanti. Dicono di noi che siamo la quelli che è il calcio abruzzese, e la cosa ci fa ovviamente piacere. Quelli che è il calcio, l'avventura chi è? Non lo so. Non lo so. Va bene, grazie a Linea Sport. Grazie, a tutti, grazie voi che lavorate la domenica per farci sentire. Salutiamo un po' calcio, tutti i nostri collaboratori, come ne no, sono tanti. Perfetto. Andrea, Pino e tutti quanti. Adesso andiamo al calcio d'Abruzzo. Andiamo avanti. Che cos'è il calcio d'Abruzzo? Allora, tutto sul campionato di eccellenza d'Abruzzo. Una trasmissione dedicata al calcio minore, proponendo le sintesi dei principali incontri e le interviste ai protagonisti. Calcio d'Abruzzo, noi la facciamo in collaborazione con Teleponte. Con Teleponte. Allora, chiamiamo sul palco Luigi Aurelio Pomante e Chiara Iannone Fiore, che sono tante persone. Ciao.
Allora, voi fate la trasmissione sì, la domenica sera. Sera, pomeriggio tardi, credo. Alle 20.30 a Teleponte, esatto. Rete 8 e Rolsat, esatto. questa partnership. E vi occupate di queste squadre che abbiamo citato prima, no? Sì, ci occupiamo 90 minuti senza fiato, tutti i servizi di eccellenza, un servizio di promozione. Io porto il saluto del nostro direttore Walter Cori e della nostra ragazza Chiara, che ha letto con un po' di febbre, l'abbiamo tenuta a casa per preservarla proprio per domenica, per essere puntuale alle 20.30. Quindi questa trasmissione è una novità, va pure sul satellite per quanto ci riguarda, giusto? Sì, ci fa molto piacere che il riscontro, grazie a questa partnership decisiva di Rete 8, è davvero notevole sia tra gli addetti ai lavori, tra il pubblico. Non ce l'aspettavamo forse qualche mese fa, quando insieme al direttore abbiamo iniziato questa scommessa, che per adesso si sta rivelando davvero vincente. Io mi preme ringraziare quei 30 collaboratori tra giornalisti e tecnici che ogni domenica sui campi, che poi in video magari vado io, ma sono loro che fanno davvero il lavoro più oscuro e più importante. Grazie. Grazie a te e a tutti, va bene? Grazie della serata, grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao. Allora, della domenica sportiva abbiamo già parlato. L'abbiamo già detto. E andiamo avanti con, adesso vediamo che cosa ci propone la nostra regia. Di Abruzzo. Di Abruzzo, insomma, è una trasmissione con Tiziano Coccia, che noi insomma riproponiamo anche quest'anno. Che cos'è? E possiamo dire che è un settimanale di approfondimento dedicato al campionato di calcio di Serie D, ai campionati dilettantistici e ad altri sport. E salutiamo Tiziano Coccia, che abbiamo conosciuto poco prima. E adesso andiamo così di volata a chiudere quasi in la bellezza, nostra trasmissione in bellezza, direi che ci chiamando sta bene. Sul palco Paolo Minnucci. Paolo Minnucci. Paolo Minnucci, che è salito da solo, ma adesso non sarà più da solo, adesso lo vedremo insieme a un nugolo di belle ragazze, perché Paolo Minnucci ci offre durante l'estate Miss Adriatico. Beh sì, io sono davvero molto fiero ed orgoglioso a nome di tutta la... Si sente anche se il microfono è spento, come vedete. Dai. A nome di tutta la promozione spettacolo dell'Associazione Culturale Ulisse 2000, che organizzano appunto questo evento Miss Adriatico da 32 anni a questa parte. Volevo salutare tutti coloro che fanno parte dell'organizzazione, tutto lo staff, ad iniziare dai genitori delle Miss, che fino a tarda sera intanto sono qui presenti. E un applauso è più che meritato per loro. E poi a tutto lo staff che ogni sera con grande passione gira l'Abruzzo in lungo e in largo attraverso le quattro province, proponendo quelle che sono le ragazze più belle, affascinanti. Noi ne abbiamo portato davvero una ristretta rappresentanza, anche perché è ripresa la scuola, caro direttore, sono ripresi gli impegni quotidiani, anche se d'estate è stato davvero un tour molto intenso, fatto di 30 serate in giro per la nostra regione. Abbiamo concluso fuori dai confini regionali, portando le nostre ragazze per una meritata vacanza sul Gargano, a Rodi Garganico, dove abbiamo trascorso dei momenti di assoluto relax assieme ai genitori, formando quella che resta una grande famiglia, la famiglia di Miss Adriatico, che vorrei accomunare con un grande applauso. Facciamo entrare, va, le 15 Miss Adriatico arrivano. Ci sono tante novità, noi le presenteremo nel corso della prossima stagione estiva, la stagione balneare 2010, sempre con Rete 8, che ringrazio per l'ospitalità e la collaborazione, mentre entrano alcune delle finaliste del nostro concorso che vorrei accompagnare con il vostro scrosciante battimani. E ci saranno tante, tantissime novità. Sono già aperte, gratuite, per tutte le ragazze italiane e straniere, senza particolari limiti di età. Iscrizioni già aperte per il tour 2010 Miss Adriatico, che vediamo in passerella, poi avremo modo anche di conoscerle una alla volta. Loro sono alcune delle ragazze che hanno tenuto compagnia tutti i telespettatori di Rete 8 per questa calda, intensa, divertente estate 2009. Grazie ragazze, siete state fantastiche. Direttore, ha seguito pure lei qualche serata in giro per le piazze della nostra regione. Complimenti per la scelta
delle ragazze che sono bellissime come si può vedere, ma anche per gli artisti. Caro direttore, io volevo sottolineare che proprio dalla grande famiglia di Miss Adriatico hanno preso proprio il via artisti di caratura internazionale, come il tenore Piero Mazzocchetti, che vogliamo salutare, che è stato anche il direttore artistico della nostra rassegna, ma anche ballerine come Angelica Marrone, che fanno parte anche dello staff di Canale 5. E quindi davvero anche il cast degli artisti è un cast di prim'ordine, cantanti come Marco Corneli, Franco Midiri, che vanno per la maggiore e che non hanno certo bisogno di presentazione. Abbiamo dei seri professionisti del settore ad accompagnare la bellezza di queste giovani e affascinanti fanciulle. Paolo, adesso tu te ne vai, prego. Ci lasci le miss sul palco. Grazie. E allora io con Deborah Terrenzi vi saluto. Ecco, voi rimanete qui però, voi rimanete qui perché vi saluto. Ci salutiamo tutti insieme con la Moma Band, che ringrazio nuovamente. Ringraziamo tutti voi che siete stati qui. Tutti quelli che a casa hanno avuto la bontà di seguirci fino a quest'ora. Questa è la nostra proposta televisiva per l'anno che verrà. La grande proposta dei programmi di Rete 8 per la stagione 2009-2010. Grazie a tutti. Se volete seguirci, noi ve ne saremo grati e ci metteremo sempre più impegno. Grazie Deborah. Grazie a tutti. Perfetto. Buonanotte a tutti con la Moma Band. Grazie a Barbara Paolone per la nostra... The boys are getting